si sa mai, ma vediamo. È solo, anche, te lo ripeto, l'ho detto, il mio volere e il mio pensiero, insomma, soprattutto l'ho detto anche a loro, sono le mie prime linee, anche se non so prime linee, comunque sono le ragazze che hanno le qualifiche, che stanno andando per le qualifiche più alte, che iniziano ad avere un team, che iniziano ad avere grandi problemi a volte con il team, ma soprattutto con se stesse. È una fase che ho passato anch'io, e importante, ho fatto anche uno zoom ieri, è la convinzione. E quindi chi meglio di te, con tutto quello che ti ho seguito, poi ripeto, è una cosa per conoscerti, è una cosa per fargli capire, poi decideranno loro, assolutamente, non è niente di veicolato, diciamo. Però ecco, non saprei nemmeno dove, come, perché, ecco perché ti ho chiamato. Io ti ringrazio. Io posso dire questo, che a prescindere, no, dal fatto, ecco, ringrazio Sara, perché Sara poi, qui c'è qualcuno che sta facendo, ha fatto, si è anche fermata, perché per ovvi motivi, vedi Anna, per quanto riguarda l'Accademia, e sa esattamente che cosa significa. Ma al di là di questo, qualunque cosa, cioè, il lavoro dentro a Softball è un lavoro bellissimo da una parte, dall'altra parte è una continua evoluzione. Cioè, della serie, quello che oggi in qualche modo ha funzionato non è detto che funzioni domani. Questo per quanto riguarda il concetto della vendita, il concetto della creazione della rete e quant'altro. Poi c'è un problema, dal mio punto di vista, è che più crescerete, cioè più si cresce in termini di rete, più si cresce in termini di qualifica, e più o aumentate l'asticella della professionalità, oppure rimarrete vittime della stessa asticella. Io mi sembra che questo, in qualche modo, ne ho già condiviso in una coaching a one to one con Valeria, se ti ricordi. E questo vale per Valeria, ma vale per ognuno di voi, vale per ognuno di noi. Cioè, ci sono delle regole ben stabilite, e non le ho stabilite io, le ha stabilite la natura, per il quale noi esseri umani, quando siamo animali sociali, quando iniziamo a gestire gruppi al di sopra delle 7-8 persone, o abbiamo un'organizzazione che ci supporta, o entreremo inevitabilmente in crisi. Io penso che Sara ha potuto toccare con mano, quante volte ne ho parlato con te, Sara, in Accademia, ne ho parlato con Valeria, ne ho parlato con Anna Paola Marra, ne ho parlato anche con Manuela, cioè è inevitabile. E questo è, da una parte, un bene, ma dall'altra parte può diventare la spada di Damocle. Cioè, come si è cresciuti in velocità veramente verso l'alto, se non si riesce a gestire una rete oggi in cui si definiscono ruoli, si definiscono mansioni, si definiscono impegni, responsabilità, convinzioni, se inevitabilmente ne rimarremo sopraffatti da questa rete. Quindi, no. Mi sentite? Sì. Quindi è inevitabile per ognuno di voi fare qualcosa per voi stesse. Poi che la facciate con Marco, che la facciate con Leadership Lab, io son ben felice che Sara si è allineata, vorrei dire, però forse è un termine un po' troppo forte, a quello che è i pensieri del Leadership Lab da un punto di vista, e condivide questo nostro pensiero da un punto di vista della leadership. Ma questo è inevitabile che succeda con ognuna delle vostre squadre. Ci sono delle regole che purtroppo non le gestisco io, le gestisce il dottor Nepeter, la natura. Quindi vi troverete inevitabilmente, se costruirete una rete, perché sarete costrette a costruire una rete, se vorrete crescere in termini di qualifica, in termini di lavoro di lungo periodo, vi troverete inevitabilmente a capire come si parla con le persone, come si gestisce, come si dà un feedback,
come si diventa veramente un coach da un punto di vista professionale. Sara non ha dato gli esami quest'anno, ma questo è successo con voi quattro tutte. Ma quando parlo di esami, parlo che le persone che sono state nella nostra accademia, hanno fatto il master in business coaching, hanno dovuto in qualche modo dimostrare con una tesi come mettere in pratica la professione di coach. Perché mettere coach di fronte al vostro oggi richiede un impegno, è anche regolato, io se vi ricordate lo scorso anno a Roma ne parlammo abbondantemente di questa cosa, è regolato da una legge che è la 4 del 2013, quindi gestire clienti, gestire collaboratori, diventando coach significa assumere una serie di caratteristiche, capacità, competenze che o le hai o non le hai, non si inventano. E su questo, qualunque cosa voi facciate, qualunque cosa voi portiate avanti, qualunque cosa voi apprendiate, sarà inevitabilmente la cosa più importante su cui lavorare. Non ci sono molte cose, ma questa è la convinzione che in assoluto dovete acquisire. E dico dovete, non è un dovrei, un potrei, è un condizionale, è proprio un dovere. Cioè, se decidete, come avete deciso, di fare questa professione per arrivare a un livello per il quale poi costruirete la vostra ricchezza da un punto di vista di libertà finanziaria, inevitabilmente, fateci caso, ogni persona che parla di network ti dice una cosa: non puoi essere un network se prima non decidi di investire su te stesso. Non lo dice Marco, se andate da tutti, da Eric Worre, per citare uno dei più famosi, a scendere, inevitabilmente vi diranno o investite su voi stessi o inevitabilmente ne rimarrete sopraffatti. Questo purtroppo è così, ma questo vale per voi, ma vale per il mondo startup, vale per qualsiasi network, vale per Leadership Lab come Marco. Se Marco, vi faccio un esempio pratico. Si vedono? Ecco, questi sono alcuni libri che sto in qualche modo gestendo per il programma che noi stiamo facendo online che si chiama Imprenditore in Forma. Se io non leggessi tutti i giorni, se io non studiassi tutte queste cose tutti i giorni, con tutto che ne ho qualche migliaio sulla mia scrivania, dietro qua, se vi faccio vedere, guardate quanti ce ne sono solo di qua. Se non facessi questo, io avrei finito di lavorare. Questo, se vale per me, che ho studiato, tra virgolette, circa 1500 libri per fare quello che faccio, vale per ognuno di noi. Perché l'asticella della competizione sarà sempre più alta, perché sarà sempre più alta l'asticella anche tra voi stesse. Oggi, io ne ho parlato diverse volte con Sara, oggi il vostro competitor più grande non è la Snap o l'Herbalife, ma sono le vostre Crossline. Che ne pensi, Sara, di questo? Certo, assolutamente. Quindi, Chi prende il cliente, no? come? Chi ci prende il cliente? Dove va a scegliere il cliente? O noi o quell'altro? Quindi, se non date un buon motivo al vostro cliente per scegliere voi, paradossalmente saranno le vostre crossline che saranno il vostro primo concorrente. Cioè, paradossalmente, la persona che collabora con te, che dovrebbe essere una tua collega, è inevitabilmente la persona che ti diventerà forse la tua prima concorrente. Quindi, per far questo, occorre che ognuno di noi deve alzare l'asticella da un punto di vista della professionalità. Deve iniziare a capire quali sono le convinzioni che gli sono utili e che fermarsi dietro al mi sono bloccata, non riesco a capire perché Facebook fa questo, piuttosto che non riesco a capire perché la persona che ho messo dentro nella mia collaborazione come collaboratore non fa determinate cose, è come uno specchio. Cioè,
in cui c'è, se guardi di fronte allo specchio, intravedi, tra virgolette, la vera natura del problema, cioè la tua immagine riflessa. Ad ogni cosa che ti capita c'è sempre una soluzione. Tu sei il problema e tu sei la soluzione. Quindi inevitabilmente nel vostro lavoro, in questo lavoro, quando tu inizi come incaricato a vendite, fino a CV, fino a tutte le qualifiche che ci sono, fino per arrivare a PMD, più alzi l'asticella e più dovrai essere bravo in alcune cose. Più passerai il tempo in questo settore e più inevitabilmente vi troverete ad avere clienti che vi confronteranno con altre vostre colleghe, magari di altre linee. Quindi o siete o date qualcosa di diverso rispetto agli altri, o vi focalizzate su qualcosa di diverso, oppure diventerete, tra virgolette, una delle tante. Allora, per non essere una delle tante, devi inevitabilmente, lo dico proprio con tutta la sincerità più possibile e immaginabile, inevitabilmente devi scendere, tra virgolette, non più a compromessi con te stessa. Io devo essere ogni giorno la migliore versione di me stessa. Ho scelto di fare questa professione, è mia responsabilità migliorare le mie qualità, è mia responsabilità migliorare le mie competenze, è mia responsabilità migliorare le relazioni con le mie collaboratrici, con le mie line, con le mie downline, con la mia upline. Cioè non si può scaricare sempre verso l'alto o verso il basso la responsabilità di un insuccesso. E questo nel network marketing che ha una regola ben precisa. Nel network marketing che ha una regola ben precisa, che tu lavori da solo, lavori per conto tuo, ma non sei da solo, significa che devi essere bravo a vendere, devi essere un leader, devi essere bravo a gestire le persone, devi essere bravo a fare pianificazione, devi essere bravo a avere un progetto del tuo business, se no inevitabilmente sei finito. Ovunque, se no la regola, la favola del network che ti manda in pensione, che puoi stare anche al mare, puoi gestire il tuo business, è una bella favola, ma non regge. Se Sara tutti i giorni non sta sul pezzo, se Sara tutti i giorni, ovunque essa si sia, non è focalizzata sulle sue linee, non riporta le persone sull'obiettivo del gruppo, se non sa tutti i giorni, sa esattamente cosa fare, perché ha un progetto in testa pianificato per costruire il suo business a misura di donna, va bene, che è coniato da un BPS, se non erro, Sara, va bene, lei tutti, dopo un pochino di tempo, lei perderebbe il contatto con le sue linee, non saprebbe che cosa fare, non saprebbe come gestire le persone, non saprebbe esattamente come arriverebbero i suoi proventi. Sbaglio, Sara? Allora, questo tu, quando sei incaricato vendite, DDS, CV, tanto te lo puoi anche permettere. Ma da lì in poi, o ti convinci che tu sei la persona migliore su cui investire, oppure questo non è un mestiere che puoi fare. Perché tutti i giorni sei da sola, perché tutti i giorni sei sul pezzo, perché tutti i giorni devi contattare le persone, perché tutti i giorni devi fare in modo che le tue line si fidino di te, perché tutti i giorni le tue line devono dare il meglio, e il meglio lo danno. Oggi non lo so perché, non lo so, mi sono messo la maglietta da rugby, però per far capire il concetto di squadra, forse ho azzeccato anche la maglietta. Cioè, se tu non hai dei compagni che si spezzano la schiena per te, tu te ritrovi a costruire di nuovo tutti i giorni, a ricominciare da zero. Allora, quando tu dici mi sento bloccata, inevitabilmente il problema non è che ti senti bloccata, è che inevitabilmente non sai che cosa fare in quel momento. Allora la domanda che ti dovresti porre nel momento in cui tu dici mi sento bloccata, ho problemi con questo, problemi con quest'altro, è: ma quali sono le informazioni che non ho? Quali sono quelle informazioni che mi mancano, che se avessi non sarebbe più un problema? E questo secondo me è quello che manca come cultura oggi. Solo come? Chi è? I don't know. Ma ho sentito una voce di uomo, mi sembra. Ho il microfono chiuso, boh. Ok. Qual è quella cosa che non so, come dicevo? E qual è quella cosa che in qualche modo mi manca? Allora, quella cosa che se io avessi non rappresenterebbe più un problema, è quella che in assoluto
in assoluto su cui devi andare a investire. Quali sono quelle informazioni che oggi non hai? Allora, queste informazioni sono quelle che ti permettono di crescere. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Punto. Io penso che veramente diventa difficile aggiungere molte altre parole. La convinzione, da questo nasce tutto. Il fatto che Sara mi ha confidato poco tempo fa, scusami se Sara magari lo dico, l'ultimo percorso che ho fatto, le ultime giornate che ho fatto nel master sono state per me una botta grossa, te lo ricordi? Ok, Ma lo dico, non è che non lo dico. però tutto quello non poteva accadere se non avevamo fatto un lavoro di costruzione in 9 mesi. No, sarebbe rimasta la solita cosa detta così e via, invece con tutto il percorso. Quindi il concetto è che se tu questo oggi ti in qualche modo ti ha reso diversa da un punto di vista della pianificazione, ti ha reso diversa perché hai trovato un progetto, lo hai concretizzato, hai iniziato a investire più sulle persone che sulle te stessa, hai iniziato a cercare di fare in modo che le persone si concentrassero intorno a un progetto, è perché hai fatto una maturazione da questo punto di vista, giusto? Ecco, questa maturazione che è quella che è stato l'investimento che tu hai fatto per te e ti ha portato quello che ti ha portato, va bene? Ecco, ognuno di noi dovrebbe in qualche modo a cascata farlo per le proprie linee. Chi mi conosce sa che cosa che io, per me il network è una formula. Nel BPS c'è una parte che si chiama formula di business. Ecco, nel network c'è una formula che si chiama 1, 5, 25, 125. Quindi io devo essere bravo a gestire almeno 5 prime linee che sappiano esattamente fare quello che io so fare, che a sua volta mi è stato trasmesso da chi mi ha messo lì. Questo segreto, che non è un segreto, ma è che è la base di ogni network, poi lo puoi fare, io lo faccio io 1525, 1525, 125, 625, ti porta in 12-18 mesi a costruire una rete pazzesca. Ma se non hai la mentalità, la convinzione di focalizzarti su costruire, al di là del fatto della vendita, 5 prime linee che siano brave esattamente a fare esattamente quello che tu decidi nel tuo gruppo, che si rifà al gruppo comunque a cui appartieni, e quindi tutte le persone parlano la stessa linea, tu inevitabilmente ti ritrovi a buttare dentro persone, a essere impegnata, ti ritrovi a essere fortemente, quindi è dedita a spingere persone a lavorare, e fino a che a un certo punto queste persone te le perdi molto, te le perdi dalla tua rete. Siccome mi parlo con moltissime di voi e mi sembra che uno dei problemi che c'è è proprio quello, che è spingere le persone a fare quello che dovrebbero fare senza che tu glielo dicessi, scusatemi, fatemi un segno se è così, se è vero o non è vero. Il problema è che le persone là dentro ce l'ho infilate io. Le persone là dentro le ho scelte io. Le persone là dentro le ho in qualche modo giudicate io quando le ho inserite. E se le ho inserite senza aver preso la decisione giusta in linea con il progetto che io volevo creare nella mia linea, il risultato è che dopo 6 mesi queste persone inevitabilmente non saranno in linea con me. Inevitabilmente non potranno sposare il mio progetto perché non ho saputo prima io gestirle, creare delle aspettative, chiarire delle aspettative e sceglierle come mie linee su cui poter investire. Quindi, se non vuoi dedicare tempo a persone che comunque non saranno in linea con il tuo team e vuoi, io la chiamo la velocità della lentezza, cioè investire in maniera lenta per essere nelle prime linee, per essere veloci poi nella duplicazione. Se per poter far questo devi saper giudicare le persone, devi saper collaborare con le persone, devi saper essere un leader, devi saper essere un esempio, devi saper comunicare, che sono tutte le qualità che fa un coach. Questo è stato il lavoro sottobanco che io ho fatto con Sara. E se Sara adesso ritorna un po' indietro, sa quanto all'inizio io piano piano, in maniera silente, gli mandavo dei messaggini che erano piccole bombe atomiche.
proprio per cercare di far capire che lavorare con le persone e tra le persone significa è un mestiere, è forse il mestiere più difficile che c'è al mondo. Lo dice uno che è di professione, ha un'azienda che si chiama Leadership Lab, e che lavorare, esercitare proprio leadership significa scegliere di essere un leader. Il vostro problema, se posso in qualche modo andare un po' più in profondità, è che molte persone non hanno scelto di essere un leader. Molte persone stanno continuando a chattare, e dovrebbero in qualche modo anche queste persone comprendere che arrivi a un certo punto che se non duplichi, se non crei sotto di te una rete stabile, le tue chat non ti aiuteranno a rendere stabile il tuo business. E il tuo business diventa stabile nel tempo, nel lungo periodo, ecco perché servono le qualifiche, secondo il livello, tra virgolette, di collaborazione e di linee che tu hai sotto. Quindi educare le linee che hai sotto è un mestiere. Dovrebbe essere il mestiere di ogni incaricata dal CVS in su. Ma se non hai idee chiare, da questo punto di vista, di quante persone ho bisogno, di che tipo di persone, che cosa ci unisce con queste persone, quali sono le regole, che cosa mi devo aspettare da queste persone, che cosa si devono aspettare le persone da me, il risultato è che probabilmente sarò pieno di persone, perché ne metto dentro magari anche tante, sono anche bravo a metterle dentro, ma sono persone che non sono in linea con il mio gruppo, non sono in linea con l'app con il quale io collaboro. E poi è inevitabile che tu, stando in mezzo, ti ritrovi a prendere schiaffi a destra e a sinistra, non ti ritrovi a non essere in linea con la tua app perché vede che, tra virgolette, il tuo lavoro non lo fai bene, e inevitabilmente a essere anche schiaffeggiato da chi ti sta sotto perché pretende che adesso che l'hai inserita la tua presenza fisica. E io non so quante di voi si trovano in questa situazione. Perché ridi, Sara? Non ti sento. Sto ridendo con una che ride con me. Ah, ok. Sì, ci abbiamo bene in mente questa situazione. Allora, questa, se questa cosa accade, accade solo per un motivo. Non aver scelto di essere un leader e non aver scelto le regole del gioco. E le regole del gioco la fa il leader. Quindi tutte quelle volte che voi vi trovate non in linea con Sara, perché Sara in qualche modo è estremamente attenta ai codici comportamentali, Sara sa esattamente, perché sta facendo un percorso anche lei, che è dai codici comportamentali che poi nascono tutta, tra virgolette, la responsabilizzazione e la convinzione a essere parte di un team. E le regole devono essere estremamente attente, si chiamano valori. Sono regole non scritte. Quando scegli le persone, devi sceglierle per quello che incarnano come valori. Perché se trovi persone con dei valori che non sono i tuoi, inevitabilmente le persone si trovano due strade separate. Valori significa cosa è importante per te. Io ti faccio sempre questo esempio, ma che rende veramente l'idea. Io sono stato sposato una prima volta con una donna splendida da questo punto di vista, si chiama Carla. Ma io amavo la montagna e lei amava il mare. Se per me era importante la montagna e per lei era importante il mare, indovinate che fine abbiamo fatto io e Carla come coppia? Io Una montagna. sto in montagna e lei tu sta al mare. Quindi, se io prendo questo esempio e lo giro da un punto di vista di team e non scelgo le persone per quello che sono i valori, i principi, le regole fondamentali del team, che a sua volta mi sono state impartite dalla mia upline e a sua volta, tra virgolette, fanno parte del gruppo e a sua volta non le impartisco sulle persone che arrivano dopo, queste persone che avranno quindi valori, quindi atteggiamenti totalmente diversi, è inevitabile che dopo qualche mese non condivideranno il vostro modo di pensare. Allora, essere un leader significa apprendere
le dinamiche di leadership. E la leadership non si insegna. Potete trovare un sacco, questi sono libri di leadership, questi sono libri di leadership, guardate, quanti ne volete? 77 competenze di management. Il futuro del management. Il leader che non aveva titoli, come dirigere le persone, come sviluppare capacità di leadership, come decidere. Quanti ne volete? Se no, quanti ne volete? Il problema è che se voi non decidete di mettere poi, alzare il culo e dire io investo su me stessa, devo cambiare io il modo di agire nei confronti delle persone e quindi migliorarmi, non cambierà nulla. È proprio per questo. Ed è proprio per questo, quindi frase ad anello direbbe qualcuno nelle tecniche di vendita, se dovete decidere voi di investire sulla cosa più in assoluto, ma d'altronde se ci pensate bene, chi dovrebbe farlo per voi? Per me non l'ha fatto nessuno, l'ha fatto da sola. Io racconto sempre questa cosa. Io la cosa più semplice che potevo fare era rimanere a fare quello che facevo, che era il responsabile commerciale, gestivo uomini, guadagnavo una baracca di soldi, non perché adesso non ne guadagni, tra virgolette, però a suo tempo, tra virgolette, ne guadagnavo veramente tanti, ma sono dovuto passare per un momento in cui ho deciso, cazzo, non posso andare avanti così, devo cambiare la mia vita. Ho scelto di fare quello che ho fatto, ho aperto Leadership Lab, ho tra virgolette rimesso in discussione la mia vita. Oggi se ne guadagno molti più di prima e se tra virgolette vivo la vita che ho, quindi sto in un ufficio di fronte a un giardino, come tra virgolette è quello che fate voi. Però per far questo ho dovuto mettere in discussione che cosa? Me stesso. Ho dovuto mettere in discussione il fatto che cazzo che devo imparare per diventare quello che voglio diventare? Non vi dico quanto ho investito in cifre, perché mi sono spaventato. Perché sono arrivato a 200.000 euro e mi sono fermato. In 20 anni, 30 anni che investo in formazione. Ieri ho telefonato, anzi mi ha telefonato un'altra azienda di formazione con cui siamo amici, perché l'avevo chiamato per andare da Brian Tracy e tutti gli anni io investo 1.000-2.000 euro io oggi per andare a fare formazione dai miei mentori. Alcuni qui in Italia, alcuni vado fuori all'estero. Perché? Perché costantemente voglio essere, se voglio dare qualcosa che gli altri non danno, come mi viene riconosciuto, costantemente io devo andare a cercarle. Allora compro 5-7 libri al mese, me li leggo, ne avete visti quanti, ne avete solo sulla scrivania. Mi faccio 3-4 corsi al mese con i miei mentori in Italia o fuori, vado a cercare cose che non conosco se voglio essere la migliore versione di me stessi. Quindi se volete crescere da un punto di vista della gestione del team, della gestione della vostra professione, come dicono tutti i libri, come dicono tutti i libri, come dicono tutti i mentori, tutti i formatori che fanno network o non network, se non investite sulla vostra crescita professionale e personale, nessuno lo farà per voi. Questa è l'unica piccola cosa che mi sento di dirvi. Uè! Bravo! Che spettacolo! È la macchina del capo, sì, dai. La macchina del capo. Bene, Sì. che ne dite di quello che ho detto, più che altro? Allora, faccio una cosa io, poi sicuramente ognuno dirà la loro. Ovviamente sì, io sono stata sempre alla ricerca di migliorarmi, come dici tu, e mi ritrovo in tutte le tue parole. Io vedo in loro grandi potenzialità, altrimenti non l'avrei invitata e non l'avrei chiesto. Il punto più critico, quello che ti ho detto io, è la loro convinzione. Perché ragazze, finché abbiamo risultati ci sentiamo delle leonesse e ci sta tutto, perché il risultato ci dà autostima. Ma so, perché è successo anche a me, e ci saranno momenti in cui quella ti lascia e pensavi ti faceva PMD. Ci saranno momenti in cui litigherai con una tua linea, non andrai d'accordo e i tuoi risultati non saranno quelli che vorrai tu. Scusate, fermati, fermati.
Dici? Dici ci sarà. Andiamo a piangere dall'app? Andiamo a piangere? No, ci sei tu. Perché a me è successo di perdere una linea di 60.000 euro. No, cioè, sono stata giù. Non riesco a capire perché non mi va via il sonoro. No, sì, vai di là. Scusate. Sì, sono stata giù un giorno, due, in quattro mesi mi sono ricostruita tutto. Perché io valgo, perché io lo voglio. A dispetto di chi sta sotto, a dispetto di chi sta sopra. È questo che dovete... Io ancora sento, ma loro non fanno niente. Siete voi. Voi. Perché se vi fermate voi, si ferma tutto. Se decidete voi, riparte tutto. E non perché si incontri le persone... Sì, le puoi incontrare le persone con le palle. Le incontrerai, perché se vai avanti le incontri. Le scegliere. Ma prima con le palle devi essere tu. Perché se tu non c'hai le palle, ne incontri una con le palle, a te manco te guarda. Non ti guarda. Ok? È lì che voglio che lavoriamo tutte insieme. Tutte insieme, ognuna fate come vi pare. Ma al giorno d'oggi voi che guadagnate da 2.000 euro in su, non esiste che non avete fatto un corso per voi. Un corso. Fate quello che vi pare, a me non mi interessa. Però ho chiamato Marco apposta, poi ripeto, fate voi. Ma la competenza ci vuole, perché incontrerete persone sempre più esigenti. E voi vorrete dare sempre di più, ma arrivate a un punto che siete spompate. Ve lo dico per esperienza. Che non ce la fate più, ok, allora che fai? Mandi a fanculo tutti? Ci può stare. E ricomincio. C'è qualcuno che ha fatto il nostro corso strategie dominanti? Non lo so, penso proprio di no. Marra? No, penso l'abbia fatto Maria Concetta. Sì, la Maria Concetta, l'ha sì. L'ha fatto Jessica. Jessica anche l'ha fatto. Jessica, sì. CB. E anche lei si è iscritta al BPS adesso, però vabbè, quello ripeto è un momento. Allora, c'è una cosa che dico in questo corso, che sono le quattro strategie che fanno in assoluto funzionare in business. Io al contrario di tanti altri, al di là del fatto che in aula poi sono un po' camaleontico, quindi chi mi conosce sa che non sono lì una marionetta, tra virgolette, che recita, ma sono uno che ci mette tutto quello che c'è in corpo. Però se c'è una cosa su cui differisco rispetto agli altri è la pragmaticità del business. Cioè, nel senso, per me il business è concretezza. Poi potremmo fare tanti video, potremmo tanti parlare del sesso degli angeli, potremmo fare tante cose concrete. Cioè, se sono riuscito a essere presidente di un acceleratore di imprese, oggi dialogo con Confindustria, Eni, sindaci e compagnia varia, è perché per me 2 più 2 fa 4. Punto. E un business si fa con cose matematiche, cioè se fai questo ottieni questo, se fai questo ottieni questo. Il business è veramente una cosa semplice se lo conosci nell'anima. E in queste quattro strategie c'è una falsa verità, io la chiamo falsa verità, che le persone prendono come vera. È un po' come molto spesso, no? L'hai sentito dire su internet, hai sentito dire da 3-4 persone, hai sentito dire, allora la prendi come se fosse la verità. No, c'è una falsa verità che si chiama che basta avere la forza di volontà e ottieni tutto. Un pezzo di cippa si ottiene con tutto. Sapete perché? Perché la forza di volontà è esercitata da un muscolo che si chiama cervello. Quando è finito la forza di volontà perché sei spompata e hai bisogno in quel momento perché ti è andata via una linea, perché c'hai, ma sei spompata, la cosa migliore che fa un essere umano, che è dotato di due leve, dolore e piacere, è, a un forte dolore, fare un passo indietro invece che avanti. È fuggire invece che avanti. È distruggere invece che creare. Siccome è come nelle relazioni è più facile distruggere che creare, è più facile dire me ne vado da una relazione piuttosto che mettersi sul pezzo a costruire, rivedere come risanare i cocci. Le persone negge la gestione del team quando si trovano a gestire problemi del genere e non hanno più la forza di volontà perché sono arrivate alla fine, perché stanno lì dopo 18 ore a chattare, non hanno più non hanno più energia per poter ascoltare le persone.
Invece voi dovreste iniziare a chattare un po' di meno e mettere l'energia per gestire le persone. Allora vedrai che molte persone non se ne andrebbero via, perché le persone non lasciano le aziende, le persone lasciano le persone. Quindi se una persona va via è perché in qualche modo ha avvertito qualcosa che non gli sta più bene. Allora, a prescindere che i motivi possono essere tanti, la forza di volontà non è mai a comando. La forza di volontà è un muscolo che si nutre di glucosio, nel caso specifico, che viene da qua, dal cervello, e quando tu hai finito le energie, la forza di volontà ti abbandona. Come non far abbandonare questo? Con la professionalità, con alzare l'asticella dell'allenamento. Cioè, io cito questa roba perché una metafora che vorrei che in qualche modo ognuno di noi la prendesse. Io la cito questa quando faccio i corsi di vendita. Il 7 e 8 di settembre ce ne abbiamo uno. Però il concetto è questo qua. Un network, un networker, è come un professionista, un atleta professionista. Cioè tutti i giorni è nella competizione, vive una competizione che è quella del business. Siete sì o no tutti i giorni sul pezzo a cercare di vincere? Sì o no? Se questo è vero, la differenza finisce qui. Sapete perché? Perché un atleta professionista si allena 4 anni per fare una gara, che sono le Olimpiadi, che è il massimo dell'espressione. Il networker si allena tutti i giorni, sa sul pezzo, e non fa un giorno di allenamento. Ma come pensi di vincere una gara? Come pensi di essere migliore degli altri se non ti alleni? Come pensi di essere il, come posso dirvi, la persona scelta da una persona, perché le persone saranno sempre più esigenti, se non sei tu la prima persona a voler tu essere, ecco perché la leadership è una scelta, a non voler essere tu la migliore versione e accontentarti del modo di fare. Io quando parlo con voi molto spesso, e con le persone che sono in accademia, sa quanto io pungolo su questo. E Sara sa quanto volte l'ho pungolata su questo. Io non te lo mando a dire. Lo sa Manu, lo sa Paola, lo sa Sara, qualche volta l'ha sentito anche Valeria. Cioè, sono estremamente chiaro. Se vuoi ottenere, puoi ottenere quello che vuoi nel business. E Unstoppable è veramente una formula vincente. Ma rispetto a 4 anni fa, ormai 3 anni e mezzo fa, quando è iniziato, dove era facile fare quello che si è fatto, oggi l'asticella si è alzata un po' di su, si è alzata un po' più in su. Quindi se tu non cominci a allenarti a saltare l'asticella della concorrenza, che oggi sono anche le tue crossline, se non ti alleni e ti compri le scarpine a ginnastica, investi su te stesso, ti compri il completino per andare a allenarti, inevitabilmente non te la puoi prendere con chi se ne va via, con il mercato, con. Perché giustamente ognuno fa la sua parte. La fa la sua parte Herbalife, fa la sua parte la Snap, fa la sua parte. Ognuno fa il suo, fanno loro. Siete voi che dovete fare il vostro. Non è che a fine anno, a Natale, Herbalife o Snap vi danno il cesto di Natale perché gli avete portato delle collaboratrici in più. Non gliene frega un cazzo nessuno di voi e del vostro business. Siete solo voi che dovete preoccuparvi di voi stesse. Questa è la mia regola nel business. Poi possiamo fare tanti bei video motivazionali. Possiamo parlare della rava e della fava, come dice qualcun altro. Possiamo parlare del sesso degli angeli, ma il fatto è che quando stai col culo sulla tastiera e stai parlando con una persona, oggi una vostra cliente vi conta esattamente chi siete e dove siete, secondo quello che scrivete. E se non siete brave a capire le persone, a gestire le persone, a motivare le persone, è inevitabile che costruirete e distruggerete, costruirete e distruggerete. Assolutamente sì, va via. Le cose già so tutto, già sentite e risentite. 2 o 3 giorni fa chattavo con una ragazza che sta nel team e mi parla sempre di saturazione del mercato, soprattutto in Italia.
Io gli ho detto, forse qualcuno si ricorda anche queste parole, no, non sta qui comunque. L'Italia è satura di copia e incolla, di persone che fanno a cazzo e poco di quelle che fanno la differenza. Non c'è bisogno di andare in Francia, Spagna, Germania, sì, va bene, però Ma quella è l'Italia un'istruzione. è tanto, la gente sceglie. Cioè, vedo dei profili che non siamo noi. So che lo so fare, cioè devo fare quello, devo fare il post del buongiorno, devo fare. Basta, ma che c'è lì di differente? Un cazzo! Sì, molto spesso poi sono copia e incolla di tanti altri, quindi. Però questo significa che non conosci, vedi, anche qua il concetto è sempre scegliere la via più breve, piuttosto che la via, tra virgolette, del metterci qualcosa. E la via più breve è: vedo gli altri che cosa fanno e lo rifaccio a pappagallo. Allora, avere delle persone di riferimento è giusto, è corretto averle, Sì. perché i mentori funzionano esattamente proprio per essere punti di riferimento, ma se non personalizzi e ti specifici e ti specializzi e ti rendi e dai soluzioni specifiche per una cosa, ecco perché io troppe cose vedo che fate in troppe direzioni diverse. Io seguo diversi gruppi in Unstoppable, Sara sa esattamente di che cosa parlo. E se c'è una cosa su cui abbiamo iniziato a lavorare è esplorare altri target, dove ci sono, tra virgolette, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Target come la fame nervosa, target come dire, ne possiamo parlare quando le volete, ma ci sono target dove Unstoppable e quello che noi facciamo è esattamente il prodotto, il sistema giusto, ma basta il riferimento in maniera diversa. Vado a cercare altre persone. È paradossale ancora non aver compreso che se butto 10 euro su un post uguale a un altro post, inevitabilmente vado dalle stesse persone, tutti andiamo dalle stesse persone e poi che cosa succede? Che tutti ci mettono il click mi piace, ti fanno il pollicione, ma perché sei l'ennesima persona a cui rimando, tra virgolette, lo stesso post? Ma questo significa non conoscere come funziona Facebook, non conoscere come funziona un marketing, come funziona, che cosa significa brand, che cosa significa posizionamento sul mercato. Allora, questo è un progetto, significa progettare, significa mettersi lì a progettare a chi voglio essere utile. Chi è, qual è quell'altro settore a quale potrei dare un valore che gli altri non danno? Poi posso ispirarmi a chi voglio. Posso ascoltare tutti i video motivazionali, ma quando scendo in campo, tra virgolette, devo iniziare a differenziarmi rispetto agli altri. Se no, certo che dopo la fine, non sapendo più che cosa fare, me la prendo con il mercato. Ma il mercato non è saturo. Piccola nota, 60 milioni di persone, 39 milioni stanno su internet, di 39 milioni 31 stanno su Facebook. Porca di una troia, sei saturo il mercato? O forse noi che stiamo facendo il copia e incolla di tutti, come 3 anni fa? Allora non è un problema di Unstoppable o di business che non funziona più. È che funzionava 3 anni fa così. Oggi ha lo stesso processo, però bisogna andare a vedere qualche altra cosa. Ci sono 8.000 persone oggi che vanno su due parole chiave, perdi peso e torna in forma. È normale che Facebook, dopo, tra virgolette, che funziona con base d'asta, ti chieda più soldi. Ma il problema non è Facebook, sei tu che continui ad andare sulle stesse parole chiave. È possibile che ci siano solo queste due parole chiave? Chi ha cambiato oggi sta spendendo molto meno e sta ottenendo molti più risultati. È culo? Probabile. Oppure scelte. C'è qualcuno che ha esplorato a tirare fuori i contatti. C'è qualcuno che ha iniziato a fare dei piccoli video. C'è qualcuno che ha iniziato a fare dei piccoli omaggi messi dentro
il programma formativo, messi dentro il programma. C'è qualcuno che ha ottenuto un sacco di successo grazie a queste piccole variazioni. Ma questo significa avere un progetto di che cosa voglio fare. Perché Marco Leadership Lab ogni 15 giorni fa un corso online? Chi cacchio glielo fa fare? Perché c'ha voglia? Eppure c'ho anch'io un bambino di 6 anni, ce n'ho uno di 28, uno purtroppo che non c'è più, c'ho una moglie, c'ho una famiglia. Perché lo faccio? Perché è un funnel. È un funnel dove entrano persone interessate e da persone interessate diventano clienti. Com'è il vostro funnel? Persone interessate che diventano clienti. E che poi dovrebbero diventare incaricate. Però da 3 anni è sempre quello. 3 anni fa funzionava in quel modo. Era novità. Oggi? Funziona. Oggi dovrò, magari dovrò modificare qualcosa per renderlo più attuale. Dovrò renderlo più accattivante. Ma anche perché tu hai esigenze diverse. Perché non sei più da sola, perché magari hai 15, 20, 30 persone sotto, 40, 50, 60, 100, 200, 400, 1000, non lo so. E se ce n'hai una o ce n'hai 40, cambia completamente il tuo modo di ragionare sul tuo business. Il tuo lavoro non sarà più chattare, il tuo lavoro sarà fare in modo che le tue prime 5 linee, almeno le prime 5 linee, siano stabili. Come? Educando le persone. Chatta meno, educa persone, perché se tu chatti meno e educhi le persone, quelle persone lo faranno con altre persone, tu ti ritroverai che il loro lavoro sarà il tuo business. Che è il segreto del network. Poche cose, un pezzettino per uno. Questa è la convinzione su cui dobbiamo diventare consapevoli. C'è una crescita esponenziale che è data da una regola che è la semina e il raccolto. La semina e il raccolto, che non l'ho inventata io, manco i contadini, sono diventati contadini perché c'era questa legge nella natura, ti dice che se vuoi raccogliere un raccolto, e il raccolto è PMD, non so se c'è un attimo di attenzione su sta roba, sarei veramente... Il raccolto, semina e raccolto, questa è una legge della natura, è come, che ne so, se butto una penna per aria mi ritorna giù per la legge di gravità e non la posso contestare. La legge semina e raccolto nel business ti dice che se vuoi raccogliere, come in natura, un contadino per raccogliere il grano fa una serie di cose, c'è un momento per arare il terreno, un momento per coltivarlo, un momento per seminare, un momento per stargli dietro, innaffiarlo, ma il contadino, porca di una zozza, di una troia, non è che quando, tra virgolette, ha seminato il grano, si mette lì, impaziente, porca miseria, non arriva il grano. Sa esattamente che deve passare un tempo per il quale il grano prima o poi crescerà. Quindi il business, soprattutto il network, è una questione anche di strategia e di pazienza, quella che io chiamo la velocità della lentezza, perché se tu semini giusta, in maniera corretta, adeguata, tutto quello che devi fare, ti ritrovi a fare PMD in un attimo, perché come arriva, tra virgolette, il contadino che poi magicamente dalla terra cresce come niente il grano e nell'arco di poco tempo diventa alto, però quel grano è stato 6 mesi probabilmente sottoterra e non è che il contadino va a scavare la terra per tirare fuori il grano, sa che devono passare quei 6 mesi. E quei 6 mesi significa che tu devi investire su di te e sulle persone sapendo che non porteranno ancora risultati, ma che ti porteranno inevitabilmente a ottenere quello che vuoi per te e per loro. E il contadino che le studia tutte, perché sennò non faceva il contadino, sa esattamente che più è bravo ad preparare il terreno, più è bravo a coltivare bene, più è bravo a seminare bene, più è bravo
a coltivarlo poi dopo, a concimarlo, a annaffiarlo costantemente, e più avrà un raccolto prosperoso. Entro in Unstoppable. Entro. Scusate, però mi ci vuole. Con il dai e cazzo, penso che metto una cosa e divento PMD. Io non credo che Sara sia diventata PMD così. Credo che Sara abbia messo lì, si è fatta un cuore tanto, si è messo lì tutti i giorni, ha coltivato, ha seminato, ha innaffiato, ha aggregato, lo stiamo facendo adesso, ha focalizzato le persone e poi magicamente arriva il risultato. Oggi vedi Sara, dice, è facile per te che sei PMD. Ma le persone non si fanno la domanda, ma quanto culo si è fatta Sara? O Club 100 puoi aggiungere. Eh? O Club 100, PMD, come vuoi, puoi dire. Io ormai ragiono da Club 100 e PMD. Assolutamente sì. Però questo è il concetto, Allora, se tu non decidi di investire su di te e fare le cose fatte bene, se non decidi di investire su fare seminare i semi giusti, se non decidi di investire sul tuo terreno, coltivarlo, togliere tutte le erbacce, tutte sono le vecchie abitudini del modo di fare che non funziona più, se non decidi di capire quali sono le cose da fare, quindi coltivare il tuo terreno, non ti puoi stupire se poi una persona se ne va via perché magari la vede un po' più lunga di te, o perché magari non è in linea con te, perché quella è quell'erbaccia che hai seminata tu nel tuo campo. Le persone che tra virgolette non sono in linea con te sono quelle erbacce che tu, pur di mettere qualcosa sul terreno, tra virgolette hai messo un seme che non funziona, ma quello ti inquina tutto l'altro seme buono. Allora, per poter fare questo devi scegliere le persone, devi scegliere a chi dare il tuo prodotto, a chi tra virgolette mettere nella tua squadra, e questo significa seminare bene. Quando fai questo significa prendere quelle capacità di leadership. Quando fai questo, inevitabilmente dopo un po' di tempo diventi quello che diventi. Club 100, PMD e quant'altro. Sara. Voglio aggiungere una cosa, perché già ho visto in chat prima, ma le persone non le puoi scegliere, ma non sai mai chi ti capita. Vero? Questo che dice Marco è ovviamente, cioè, poi magari sbaglio pure, però è il dopo, no? Dopo devi decidere tu, entri e dai l'opportunità a tutti. Ma tanto ormai lo vedi subito a naso, no? Quindi da lì capisci, ti do il mio tempo, non ti do il mio tempo, ti do tutto e poi se tu rispondi bene, se non rispondi, arrivederci. È inutile andare a spingere, ormai noi, io parlo, ecco perché ho voluto voi, siamo in una posizione di poter dire no, tu con me non c'entri un cazzo. E non è perché c'hai bisogno, è perché su quella persona tu ci perderai 6 mesi, 1 anno e poi ti manda a fanculo. È inevitabile. Perché quando ha un problema una persona, cioè c'è una regola del team building, va bene? Di cui voi doveste diventare le più grandi professioniste, tra virgolette, della vostra squadra, se volete essere la leader della persona. C'è una regola del team building che è questa. Quando una persona avverte un problema, capro espiatorio si dice quindi in studi sociologici, il mio capo diventa il problema. Siccome non lo so risolvere, ma siccome non so accettare, tra virgolette, di essere parte del problema, scarico il problema su quella persona che è superiore a me. Se questo vi è capitato è perché sono regole scritte, sono regole di noi esseri umani, quindi se le conosci e sai gestirle, sai anche come prevenirle. Si chiamano aspettative. Entri in squadra, sappi che io mi aspetto questo. In questi termini, risultati, capacità e qualifiche. Ti do un tempo, se lo fai io investo su di te, se non lo fai, amici più di prima. C'è qualcuno che diceva uomo avvisato, mezzo salvato. Ecco, nella leadership funziona così. Soprattutto in una duplicazione piramidale come il network, se non crei questo, tu ti ritrovi che di lavoro fai lo spingitore di linee. Spingitore. Guarda,
cioè, sentire queste cose da noi che siamo nati col tutto va bene, è adatto a tutti, spingi, 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 non è facile. Però ragazzi, noi, io, Marco, cioè io che sto qua, ve lo dico per esperienza e ve lo dico tutti i giorni, ormai dovete decidere voi le persone che volete squadra, cioè tutte lo proponiamo a tutte, poi si vede su loro, no? Si vede dal buongiorno, si vede dal mattino, poi chissà, quella se ne va e tra un anno torna, vero Sabrina? Ma non perché noi non ci prendevamo, perché lei aveva deciso così, ma perché torna? Perché tu ci sei, perché tu continui, perché sei sempre migliore, ok? Quindi è quello, dovete capire, io valgo, il mio tempo vale, quello che è stato per me gli ultimi 3 giorni di con Marco, il discorso che ho fatto in CVS, no? Cazzo, vi chiedo il tabulato, voi che dovete fare un CVS, una qualifica importante, e nessuno mi risponde, andate a fare in culo. Cioè, che sto facendo? Io qui non è che sto a fare per me, scusate. Sì, ma ci vuole un dato. E quindi chiarite. Se voi chiarite, cioè ragazze, qua le stronze, la via dalla mattina alla sera, questo che dovete imparare. A noi ci dispiace che una che dice, guarda, quella è una stronza, quella pensa solo ai soldi. Tu non pensi solo ai soldi, io non penso mai ai soldi. Tu di me... No, ma i soldi sono sempre la conseguenza, Sara. I soldi sono sempre la conseguenza. Cioè, quindi... i soldi non sono... Non, il problema, cioè, nel programma Imprenditore in Forma ho scritto una cosa. Cioè, tutti iniziano allo stesso livello. Poi, magicamente, accade qualcosa. E perché? Perché le persone che guardano i soldi, tra virgolette, fanno le cose secondo le conseguenze. Le persone invece che fanno le cose con le idee chiare, i soldi diventano una conseguenza. È il concetto di aver seminato le cose giuste. Il raccolto poi è il raccolto, punto. Allora, non è importante in che qualifica sei ora, è importante che cosa devo fare per fare quello che voglio fare in questo tempo. Che cosa non so? E mi fa un culo grosso così. Sono disposto a pagare il prezzo? Cioè, se no è come dire, voglio fare PMD e spero che qualcuno mi metta, e mi incazzo poi con Sara se non mi mette le cose sotto. C'è una che se n'è andata così, che non gli ho messo le ragazze sotto. Ciao! E quanto tempo ci ho perso, porca miseria! Quanto tempo! Ecco perché ve lo dico. Quella, se l'avevo mandata a fanculo subito, me ero risparmiata. Tanto sono una stronza per lei prima e sono una stronza per lei adesso. Okay? A prescindere lei, capito? Cioè, se a prescindere, perché il suo problema non sono in grado di, non investo su imparare come si fa a fare sta roba, diventa il problema di Sara. E Sara, ma Sara magari l'ha fatto con qualcheduno, non con me. Faccio un esempio, attenzione, perché ne sento solo Sara. È così. Ok. Il problema è, non è un problema di Sara, il problema è, tu hai fatto tutto quello che dovevi fare, punto. Poi se ti arriva qualcosa da parte di Sara, è perché ti è arrivato, non perché ti è dovuto. Allora, Sara può mettere anche il decidere di mettere qualcosa sotto strategicamente perché è utile per... Ma non è qualcosa che arriva in più, non è qualcosa. Quello che arriva è quello che tu decidi di mettere. Quello che arriva è il frutto del tuo lavoro. Quello che arriva è il frutto di quello che sei o non sei. E tu non puoi essere ciò che non sei. Non puoi essere ciò che non sei. Non si inventa questo lavoro. 3 anni fa era l'inizio. Qualunque cosa scrivevi su Facebook, tra virgolette, andava bene. Oggi che il mercato di Unstoppable è abbastanza conosciuto, e che le persone che dichiarano quell'interesse sono bombardate, tra virgolette, di post vostre e delle vostre colleghe, o cambi qualcosa e quindi alzi l'asticella della tua professionalità, oppure è diventato veramente più difficile. Quindi non è un problema di mercato, ma questo vale per voi, ma vale per me. Se mi metto a fare le 4 cose che fanno tutti quanti, ma non c'è bisogno di Marco. Se però fai qualcosa che gli altri non sono in grado di fare, persone che non sono in grado di fare o che non sono capaci, e tu sei brava e diventi brava a fare quelle cose, le persone ti scelgono.
Quante volte, questo mi sono trovato con Sara a condividere, quante volte è successo che nei gruppi le persone rimanevano lì e dopo 6-8 mesi magari chiamavano Sara, scrivevano in privato e dicevano: guarda, io ho notato tante, ho scelto te perché mi sei sembrata quella più professionale. Questo perché accade? E sta accadendo sempre di più, anzi. Perché le persone non è che oggi, a parte che conoscono il business, però le persone non è che oggi le persone seguono le persone, non seguono più i prodotti. Se andiamo nel settore delle diete o dei prodotti dimagranti o dei prodotti, tra virgolette, dei prodotti nutrienti, va bene, ogni dieta ha il suo perché. Ogni dieta funziona o non funziona, secondo quelle che sono le proprie esperienze. Quindi andare a parlare che noi abbiamo il prodotto più figo, abbiamo prodotto questo, diciamo che siamo più qua, che siamo più là. Signori, è quello che dice Herbalife, Snap, chi più ne ha più ne metta. Il problema è che le persone ti dicono, mi dai un buon motivo per fare in modo, siccome vendi le stesse cose che vendono tutti più o meno, mi dai un buon motivo per scegliere te piuttosto che un altro? E questo significa costruire un brand, questo significa costruirsi una reputazione online e offline, quindi significa creare un progetto che non veda il prodotto, ma veda la propria professionalità. Ma se io non cresco come professionista e faccio il copia e incolla, come cacchio posso essere scelto da un cliente che sta diventando sempre più bravo di me? Se quando, tra virgolette, chatta con me, capisce subito che quello che sto scrivendo è il Stampito. frutto di un copia e incolla. 3 anni fa andava bene, ma oggi ti fanno tana, t'ho preso, ok? Basta che comprano le due chat e vedono esattamente. Cioè, altri gruppi che hanno fatto il corso di vendita hanno visto che cioè, sapete quanto ci vuole per fare una chat? Abbiamo fatto un funnel di vendita completamente diverso, fatto con dei piccoli video. Sapete quanto ci vuole? 4 domande, sir. 1, 2, 3, 4. Con 4 domande esattamente gli dai esattamente quello che le persone vogliono. Non devi stare a fare troppe cose oggi. Però le devi fare in maniera scientifica, in maniera oculata, in maniera professionale. Se no, sarà sempre colpa del mercato, sarà sempre colpa di qualcuno. Quindi, se devo dire che c'è una convinzione che mi piacerebbe che rimanesse da questa chat, sapete qual è? È l'unico responsabile della mia vita, dei miei risultati, sono io. Punto. Anche se capita il terremoto, anche se capita lo tsunami, anche se sto nel paese più disagiato del mondo. L'unico responsabile della qualità dei risultati, badate bene cosa ho detto. L'unico responsabile della qualità dei risultati della mia vita personale e professionale sono io. Se stai con la persona sbagliata, il problema è il tuo. Se stai nel lavoro sbagliato, il problema è il tuo. Se stai nella qualifica sbagliata perché non ti senti con la qualifica, il problema è il tuo. Se stai nella condizione sbagliata, il problema è sempre e solo tuo. Sia per come ci sei arrivato e sia soprattutto per quello che non stai facendo per poter migliorare cosa stai facendo. Detto questo, c'è un mondo davanti da esplorare. Assolutamente sì. Ripeto, io voglio che voi siate le vostre migliori impiegate, i vostri migliori supporters, i vostri migliori rotture di palle anche, tutto voi, Assolutamente. come io lo faccio per me. Come io lo faccio per me, voi lo dovete fare, non in base ai risultati, ma in base al vostro credo. Cazzo. È quello che voglio. E io ancora, vi giuro, ancora, molte di voi non sento sta cosa. E mi dispiace tanto, perché ci avete le palle quadrate, ce l'avete. Come me, uguale. Io ho le palle quadrate. Ma perché voi non lo dovete dire, se ce l'avete o non ce l'avete? Non mi spaventa niente a me. Io a oggi, se penso che una persona che ancora non è DDS, so che quella persona non mi lascerà mai, e ve lo dico con il cuore,
anche se sì, mi sono sbagliata, sì, ho ricevuto l'inculata, a me non mi frega niente, vi dico quello che mi dice il cuore. Ma qui molte di voi, non è che ho paura che mi lasciate, per carità, perché c'è fiducia, ma non vedo quella cosa da leader, quella cosa da cazzo, non mi frega niente, sto qui. Lo so che andiamo in confronto, ci vado anch'io in confronto, ci sono andata. È stato il più brutto periodo della mia vita. Il più brutto periodo della mia vita. Ho fatto numeri da paura e guardavo sempre l'erba più verde del vicino. Sai che c'è? Vaffanculo. So brava, merito e te lo faccio vedere io come valgo. E ecco, a gennaio siamo ripartite. Quindi, ci sta il momento. Io ci sto, ma ci dovete essere prima voi. Voi, solo voi, che ci dovete credere, dovete investire. Non è colpa di quelle sotto, mai, mai. A Napoli dicono che è un pesce che puzza sempre dalla cava. La testa, porca puttana, perché io, se vi ricordate, me lo ricordo ancora, a dicembre, quando chiacchieravamo in quella chat nostra, che quella voleva, però sempre rotture di coglioni a dicembre, se vi ricordate, io mi sentivo morire, perché era colpa mia che ho lasciato la lenza. E ho deciso di ricominciare. Ma voi, io penso che non ve ne siete accorti di niente, ma io queste cose me le ricordo tutte, tutte. E ecco perché voglio che voi dovete tirare fuori, no, se faccio CNM, se faccio quello, se faccio PMD, vado. No, lo faccio per fare quello. Lo faccio per me, per avere quel cazzo di risultato. A me nessuno mi ha detto che fai un corso, fai qualcosa. A me non me l'ha detto nessuno. Cioè, se io sono andata da Marco, anche con... l'altro ce l'hanno proposto loro alla fine, no? Però siccome non ho visto che i miei app non facevano niente di formazione, anch'io, tutta roba, dagli cazzo 13 mesi, perché dopo non è posso sta a fare dagli cazzo per una vita, ok? E quindi sono stata curiosa per la formazione, è la cosa più bella del mondo. Ma quando sentite Alex, quando sentite, ma vi vibra dentro quella cosa? Sì, la formazione è quella, solo che Marco ti mette il dito per farti muovere. Perché Alex rimane tutto bello, bravo, cazzo, ma Paolo Meucci, idem. Quella è vision, quella è credo. Ma a noi ci serve qualcosa che... sta sul pezzo? Sì, sempre. Scusa che sta sul pezzo, perché sennò non risolvi. Adesso non so chi è tu, Alex, ma... Alex Sercio, quello di Organo, che fa le dirette, no? Fa le dirette per la sponsorizzazione. Cioè, tutto quello che dice tu ti ritrovi. Come tutti i mentori, come in tutte le persone, no? Li senti parlare... Sì, però basta, finito lì. Giorno dopo non è più niente. Invece... È quella differenza... Perché noi abbiamo una struttura come, tra virgolette, il BPS? Perché il BPS, e qui c'è, mi sembra, Valeria? Sì. Che l'ha fatto, c'è Manu, c'è anche Anna, sì, l'ha fatto, mi sembra. No? No, il BPS mi sa che non l'ha fatto Anna. Ah, no, Anna non l'ha fatto. Ok. Però, parlando anche l'altro giorno con Valeria, una ventina di giorni fa, sbaglio, circa, il concetto è e che le cose anche motivazionali dette vanno benissimo in quel momento perché ti mettono in uno stato di suggestione che, come dire, cazzo sì, hai ragione, lo dovevo... Allora, il problema è i 5 minuti dopo. E siccome io sono sempre stato uno che è stato pagato per i risultati che ha portato, quindi anche da responsabile commerciale ero pagato a provvigioni e vi dico che le mie provvigioni superavano i 250 milioni di lire nette l'anno, va bene? Quindi non è che guadagnassi poco, va bene? Che poi diventavano 110 mila euro, tra virgolette, 110 mila milioni, più una macchina, più quello, tutto quello che c'avevo, un trattamento enorme. Il problema qual è? È che quando tu vedi questa roba, quando tu vedi che il dai e cazzo, se non c'è qualcosa dietro che ti porta a dire nero su bianco cosa deve accadere domani, cosa devo fare domani in maniera matematica per far accadere le cose, un'altra legge divina della natura, io metto in pratica quattro leggi del business, quattro, una semina raccolta e una causa-effetto, e che tutti i tuoi effetti sono sempre generati da una causa.
Allora devi conoscere bene quali sono. Ogni causa ha un effetto. Quindi quando conosci da questa causa-effetto, nell'olistico nasce anche la legge di attrazione, cioè che tu poi attrai persone che sono in linea con te. Quindi se tu vuoi generare gli effetti di attrarre persone, linee, sotto di te che sono in linea con te, devi essere bravo a non scendere a compromessi con te stesso su quali sono le cause che devi seminare. E le cause sono che io ho creato un metodo BPS, dove ti faccio mettere nero su bianco, perché lo so che poi le parole, tra virgolette, se volessi fare, sai quanti video si potete fare? Cioè, oggi con gli strumenti che sono a costo zero. Il problema è che i video motivazionali vanno qui, ascoltateli, signori, perché fanno figo, fanno tutto quello che vi pare. Il problema è 5 minuti dopo. Hanno fine mese, fanno. Ok? Il fine mese è un po' iniziale gli ultimi 5 giorni del mese. Cioè, cazzo, cioè, il fine mese inizia il primo del mese, inizia, è già fine mese. Che se fai tutto quello che devi fare, un pezzettino, tu arrivi ad avere una vita equilibrata. Cazzo, io vedo il 90% di Astoppable che gli ultimi 5 giorni stanno con i capelli dritti. Ma che ti succede se quel giorno, quel mese, ecco, scusate, che succede se a fine di luglio, che se c'era il terzo mese di qualifica, ti pigliavi in influenza con 40 gradi, faccio un esempio, a 40, con la febbre a 40 e non potevi neanche chattare. Che succede? Che tu avresti mandato a puttane un lavoro per concentrare tutto sul fine mese. Questo da me non lo insegnerò mai. Perché? Perché io ho una filosofia, programmazione. Ogni giorno ci sono delle cose che non devono essere fatte, vanno fatte. Ogni giorno devi darti dei KPI, ogni giorno ti devi dare degli indicatori che ti indicano che stai andando nella direzione giusta. Se no, tra virgolette, tu ti ritrovi a fine mese che ti fai un culo grosso così, non riesci a avere più una vita di famiglia, non riesci più ad avere figli di coppia, non riesci più ad avere una vita, tra virgolette, di relazioni personali, impersonali, intime che siano, perché? Per stare da sopra. Allora, signori, questa non è libertà finanziaria. Questo è passare da una schiavitù a un'altra schiavitù. Forse è come dire, è un lavoro con un alto regime tenore di vita perché entrano più soldi, ma però sto sempre dando il mio tempo per il mio lavoro. Il lavoro del network significa essere liberi, svincolati dal tempo, e per poterlo fare devi essere bravo tu a fare il tuo un pezzettino tutti i giorni e devi allenare le persone sotto di te a farlo esattamente come te. E ci vuole metodo, progetto, idee chiare, nero su bianco. Torna a casa, cioè Sara ha cambiato completamente. Adesso io lo dico, non faccio una salamelecca a Sara, no? Sara ha cambiato completamente. Io da dietro l'ho osservata più volte. Ha cambiato il modo, l'impostazione, dopo che ha cominciato a gestire i suoi post come il business a misura di donna. Copia e incolla del mio business a misura d'uomo, però. Però vabbè, ci sta, ci sta. Però hai cominciato a fare i post in un certo modo, hai cominciato a comunicare un certo target, hai cominciato a creare, hai creato una linea. Io sono questo, appunto. E dal momento in cui sono questo, causa, effetto, inevitabilmente lei si è trovata a essere in distonia con tutte quelle che prima gli ciucciavano il sangue, il tempo e che gli chiedevano. Inevitabilmente è cominciato a maturare in lei la scelta e dire: ma a chi sto dando il mio tempo? A chi date voi il vostro tempo? Perché l'unica risorsa che nessuno vi restituirà mai sarà il vostro tempo. Se lo date alle persone sbagliate, se ve lo fate ciucciare dalle persone sbagliate, voi pensate di creare PMT, ma in realtà state dando il vostro tempo alla persona sbagliata. Punto. Allora dovete scegliere bene le persone. È meglio una persona di meno o una persona giusta? E questa è professionalità. Sì, io in effetti il più grande grazie che oggi ti posso dire è quello della gestione del tempo, ma soprattutto di aver capito quanto vale. Cioè, a gennaio che abbiamo ricominciato, io facevo uno Zoom a sera, la mia famiglia, zero, tutto il giorno in chat, Zoom la sera fino alle 10. Adesso, da quando sono tornata, lo sapete anche voi, facciamo sì e no 3 Zoom al mese. Vabbè, mo adesso è agosto, ne ho fatto uno per maggio, cioè ci può stare che ne fai uno in più, ma Sì, mai più farò
farò uno Zoom, e anche voi che me l'avete chiesto, ve l'ho detto, guarda, devo vedere. Magari avete pensato, guarda che stronza, so stronza. E quello dovete capirlo anche voi, la qualità come cambia. Io vi voglio dare tutto quello. Le persone a dare il meglio di se stesse, se invece tu dai, tra virgolette, tutto quello che le persone ti chiedono, c'è un film che dice proposta indecente, no? Arriva a un certo punto che arriva pure la proposta indecente. Perché qual è il limite per il quale poi dopo io non posso più chiederti? Qual è il limite per il quale mi devo prendere le mie responsabilità? Tanto c'è Sara. Ma se vuoi far crescere le persone, le devi mettere di fronte alle proprie responsabilità. Ecco, se c'è una cosa che siamo bravi a fare in accademia è questo. Punto. Ti metto di fronte alle tue responsabilità. Sì. Perché è inevitabile. Perché se no dopo non ti lamentare, non te la puoi prendere col governo, con Renzi, con Berlusconi, con quello che ti pare, con il network, con i lavori. Il problema non sono i lavori. Il problema non è il mercato, ragazzi. Ci stanno 60 milioni di persone in Italia. Il problema è avere delle idee chiare su a chi voglio arrivare, qual è il valore, perché sono diverso e chi voglio che siano dentro la mia squadra. E se non ce l'ho questo, allora farò tanti tentativi. E come spesso dico, c'è gente che muore di tentativi. Quando ha finito i tentativi, si blocca. Io voglio le leader. Ecco perché sto facendo questo. Io voglio che voi siate leader. Non me frega niente se siete PMD o no, perché il PMD arriva. Non me ne frega niente. Ma se io vedo persone che stanno sul pezzo, che non piangono, che non demordono, che crescono, perché ero anch'io un'orsa e sono magari tuttora un'orsa, ma sono cambiata. Ci vuole il cambiamento. Quello mi darà... Questa di orsa mi piace. No, lo dico sempre, io sono sono un orso, Però sono cambiata veramente, quindi voglio questo per voi. Basta con sto galleggio, basta, 2 anni, basta, ma non è la qualifica, siete voi che galleggiate. Basta. Sono d'accordo. Il problema è che le persone sanno che la qualifica, se hanno le persone, se hanno l'autostima perché non credono, il problema è che i risultati fanno autostima, non l'autostima fa i risultati. È quello. Allora, per fare i risultati devi fare le cose. Hai scelto di fare questa professione? Devi fare delle cose. È come se volessi andare a fare il Presidente della Repubblica e poi non so neanche parlare dire 3 cose una dietro l'altra. Se vuoi fare il suo mestiere, oggi devi essere estremamente professionale. Poi lo puoi fare in Unstoppable o puoi fare in altri mestieri. Quando ho conosciuto Unstoppable qualche anno fa, no, perché noi siamo diversi. Io dissi, guarda, secondo me non c'avete niente di diverso. Sei secondo. A Foligno sei venuto, mi sembra. No, a Perugia è venuto. Fu Simone, ti ricordi? No, e guarda. Io dissi, guarda, per come quello che ho visto, vi conoscevo ma non conoscevo questa cosa così a profondo come mi stai dicendo adesso, poi adesso guarda, dissi esattamente queste parole, tra 12-18 mesi accadrà questo. Dopo tot tempo andai da questa persona e dissi, Marco, sai che abbiamo quei problemi? Bene, sai perché sono accaduti quei problemi? Perché era già scritto. Quello che vi sta accadendo era già scritto. Quello che vi potrebbe accadere è scritto adesso. Quindi le scelte non fatte prima sono il risultato di adesso. Però andava bene. Ci sta. Le scelte che non fate oggi porteranno i risultati o non i risultati tra 12 mesi. Quindi è inevitabile che se vuoi alzare i risultati, oggi devi alzare l'asticella. Perché al di là della formula di business di Unstoppable, che è veramente vincente, c'è una cosa che oggi è cambiata, che è A, la piattaforma su cui si appoggia il business,
E c'è una regola, che se non hai il controllo del business, il business non funziona. E voi non avete il controllo del business. Perché il controllo del business ce l'ha Facebook, per quanto riguarda. Quindi tu devi creare qualcosa che sia svincolato dalla, solo dalla sponsorizzata. Cioè devi attrarre persone a prescindere dalla sponsorizzata. E Facebook questo ti dice che te lo può far fare. Quindi devi essere bravo a costruirti il tuo brand su Facebook, perché Facebook premia esattamente gli amici e i like. Ma se tu invece pensi di copiare quello che fanno gli altri, inevitabilmente vai contro Facebook. E vince sempre Facebook. Primo. Secondo, l'altra regola, è che nel momento in cui, 12 mesi fa, 18 mesi fa, gli dissi, nel momento in cui le saranno tot persone che saranno sotto ad altre persone, se non acquisite capacità di leadership, inevitabilmente il basso comincerà a crollare. Il basso comincerà a sfaldarsi e ne sentirete qualche, tra virgolette, qualche traballamento, perché qualche linea conta più delle altre, ma arriva un certo punto che finché arrivano alcune linee la struttura si tiene comunque più o meno stabile, scricola un pochino, ma e le persone, che succede quando non gli danno peso? Che nel momento in cui dopo arriva, cade l'ultima di quella, crolla tutto. Allora, che cosa è successo in Unstoppable negli ultimi mesi? È successo che finché buttato dentro, nessuno si è chiesto una domanda. Bene, quando a un certo punto la struttura è diventata di una certa dimensione e la testa non sa più quello che fa la coda dopo un pochino comincia a dire, ma anche no. Allora tu non puoi non conoscere cosa succede nella tua linea. Non puoi non conoscere come le tue prime linee, che a loro volta nelle loro prime linee, che cosa fanno e che cosa non fanno. Perché è inevitabile che l'ultima linea che va via, tu tanto non la senti. Ma se vanno via più di tot linee, inevitabilmente ti crolla tutto. Ed è quello che è successo a Sara a dicembre. Ma gli avvisaglie probabilmente non erano... Siccome eravamo troppo sul pezzo per alcune cose, non eravamo sul pezzo sulla linea, sulla gestione delle linee, me ne sono accorto quando? Quando mi è crollato tutto. Allora, chi vuole fare questo business di lungo periodo deve avere, deve saper vendere sicuramente, ma deve saper controllare, monitorare, gestire, motivare le proprie linee, perché è da lì che viene il successo. Onde evitare che ti ritrovi che se ti crolla qualcosa sotto, non gli do peso perché tante una, tante due, tante tre, dalla quinta comincerai a dire, dalla quinta succede questo, che ti dimentichi delle cinque e fai, tante un'altra, quando arrivano a 10 ti crolla tutto il castello. È successo così, Sara? Cioè, non lo so, da noi no, però sicuramente qualcuno è successo così, so alcune storie, guardate la Doriana, da IMD è andata a fattura 30.000 euro, da 120.000 euro. Ok, quindi la morale qual è di questo? Basta. È che questo, ecco perché vi dico, se volete questo dal punto di vista progettuale, occorre che aumentate le vostre competenze, perché più costruirete una rete sotto di cui avete bisogno e più avrete bisogno di saperla gestire e di saperla guidare. Tutto il resto, signori, è solo la conseguenza, nel bene e nel male. Sono stato esaurito? Sì. Faccio il rassegno sul... Non ci ho preso molto tempo. Se volete dire qualcosa, poi magari dopo andiamo anche un po' nel concreto. Vi apro i microfoni o ve li aprite da sole? Tanto vi unmuto tutti quanti. Ho aperto a tutti i microfoni. I bambini, oppure ognuno per il suo. Se no è un gran casino. Cioè, Benedetta che sta al mare. Cioè, io non vorrei dire niente. Benedetta sta al mare, sì, c'è poca, anche poca connessione. Sì, sta in Puglia. Sì. Stai soffrendo, eh? Abbastanza. Ci vediamo a ottobre al BTS. Bene, bene. Allora. Allora, qualcuno? Qualcuna, anzi?
visto che io ho questa misura di donna, io mi rivolgo sempre solo alle donne, anche se c'ho gli uomini. Benedetta, come sta la mamma? Dopo il Grand Celebration è stata dura. Perché? Ma ha scosso parecchio. E il Grand Celebration di quest'anno è stato particolarmente emozionante. Sì, io ero il primo e devo dire che mi ha scosso parecchio. Però uscita dal Grand Celebration, questo lo dico sempre, mi sono chiesta che effetto potesse aver avuto la camminata, perché quando l'ho fatta ero carica, però non avevo capito. Una volta tornata invece ho capito che è diversa. Ed è stato, cioè, tutto il Grand Celebration mi è servito tanto. Ottimo, Benedetta. L'anno prossimo sarà il 1° di settembre. Va bene. Allora, pronta. Allora, chi apro? Apriteveli da solo, chiuso perché era un gran casino. Se volete dire qualcosa, eccetera, eccetera. Non tutti insieme, eh? Allora, no, ciao Marco. Ciao. Io volevo sapere se si può iniziare con la formazione, però con il coaching, facendo la formazione online, piuttosto che il BPS oppure le cose in sede. Ma guarda, quello che fai in qualche modo... qualunque cosa tu faccia, torno a ripetere, va bene. Il problema è, arriva a un certo punto che ci sono delle cose che puoi fare online e ci sono delle cose che online non si possono fare. Ma questo anche tra voi, se c'è una cosa che occorre conoscere, che gli esseri umani non sono animali sociali che hanno bisogno ogni tanto di toccarsi, no? E quindi... ci sono delle cose che puoi fare online e quindi sì, ci sono tante cose che si possono fare online. Ci sono tante altre cose che secondo me A, non avrebbero la stessa efficacia, B, ti costerebbero addirittura di più piuttosto che andarla a fare in aula. Ecco, solo questo da questo punto di vista. Poi non so che cosa intendi per cosa intendi quando dici online. Intendo se si può iniziare, i primi passi li possiamo fare con le sessioni di coaching e poi eventualmente fare... Sì, quello quando il coaching, credimi, il coaching, poi tu avete visto, io sono anche abbastanza disponibile nei limiti, tra virgolette, dei miei impegni, perché poi sto seguendo anche questo progetto in Italia, non so se qualcuno lo conosce, progetto da 32 milioni di euro. E per il lancio in Italia e quindi spesso sono anche fuori, sia per questo sia per come presidente, quindi ci sono senza problemi, puoi iniziare a fare coaching, puoi iniziare a farlo con me, con altre persone della stessa organizzazione che comunque conoscono molto bene Unstoppable, però il concetto di fondo è la coaching più importante che io farei con te, Annarelle, sai qual è sapere che cosa mi serve. Cioè, io, qual è il tuo progetto? Chi vuoi diventare? Perché cosa vuoi diventare? E in quanto tempo? E da lì poi stabilisci se è meglio una coaching oppure no. Cioè, devi avere una visione di lungo periodo e poi stabilire oggi tutti i passi che faccio, oggi, domani, dopodomani. Non so se... Ok, dunque da quella coaching puoi capire quali sono i vari passaggi e le varie operazioni, dunque. Assolutamente sì. Se no la coaching di per sé non serve a nulla. Cioè, è come prendere un'aspirina per risolvere il problema, ma come dire, tolta l'aspirina comunque il mal di testa mi ritorna, insomma. Ok. Ok? Quindi sentiti libera quando vogliamo fare qualche cosa, volentieri.
Va bene, allora ti contatterò per quanto riguarda magari le prime tre, non lo so a questo punto, poi vedremo insieme cosa è meglio. Va bene, va bene. Grazie. Grazie a te. Non sento nessuno. Sara. Quindi grazie Alex. Sotto c'è un Ross. Ross che mi sta scrivendo in privato, Ross. Ha visto cavolo di me, Ross, se è lei. Perché prima adesso c'è Anna Sisti al posto di Ross. No, c'è anche Ross, c'è anche Ross. Ecco, sotto io vedo qua. Ecco, sei tu che non mi vedi mai. Forse c'è il marito in mutande, forse. No, no. Il marito in mutande non c'è, prego. No. Non passano i mariti. No, niente, stavo scrivendo adesso a Sara. Dato, è vero. E gli ho detto la stessa cosa nel momento in cui la stavi dicendo, che il coaching alla fine per me a questo punto è inutile, nel senso magari è meglio investire su qualcosa che ti dia una formazione a 360 gradi, la domanda che comunque hai fatto in quanto tempo, cosa, panico, io non so rispondere, perché io vorrei tutto subito, sinceramente. Ma vedi, Ross sta per Rossana? Esatto. Okay. Rossana, il problema è tutto là. Il problema è stabilire chi sono, cosa voglio, che cosa ho, che cosa non ho, cosa mi serve e in quanto tempo. E queste sono le persone, se ci pensi bene, allora, Sara, quanto fattura il tuo team, se posso? Che va mandato 561.000 euro, abbiamo fatto. Mese? Sì. Mese. Quindi stiamo parlando di un'azienda, perché azienda si parla, che fa 6 milioni di euro l'anno. 6 milioni di euro un'azienda. Ragiona Rossana, e tutti quanti ragionate in questo termine. Lo trovate scritto sul libro Come cambiare. Però se un'azienda che fa 6 milioni di euro, tu la reputi un'azienda grande, Rossana? Ecco, sì. In Italia un'azienda da 6 milioni di euro è una tra le aziende, tra le PMI, verrebbe classificata, che comunque ha una certa, una dimensione, vuol dire, superlativa. Perché se no in Italia il 90% è fatto da micro aziende, cioè aziende che sono composte da un titolare e al massimo una collaboratrice, un collaboratore. Quante persone hai sotto di te, Sara? 700, adesso non l'ho visto, comunque siamo lì, 700. 5-700, quindi è un'azienda che fa 6 milioni, con 500 persone sotto. Lo senti il peso, Sara? Dove? Sì. Stanno sotto, non stanno sopra. Perfetto. Ora, però il peso è che queste persone in qualche modo... Assolutamente sì. Devono assorbire una leadership, una visione. Allora, ti faccio questa domanda, Rossana, ma la faccio a tutti. Un'azienda che fattura 6 milioni, come potrebbe... in qualche modo sapere come potrebbe in qualche modo sopravvivere se non sa che cosa dovrebbe accadere da qui a 3 anni? Ci lavoreresti? Dio. In un'azienda che non sa dove va nei prossimi 3 anni? Questa è la parte più brutta di Marco, che lo odio, l'ho sempre odiato dal Grand Celebration, quando ti fa mettere le scadenze, quando ti fa mettere a 30 giorni che farai, lo odio, ma è così. Io ti faccio questa domanda, tu o tutte quante voi, ci andresti in un'azienda che non sai che nei prossimi 3 anni che cacchio di fine ha? Sì o no? Se non hai ambizioni, sì. Se non hai ambizioni e sbocchi, sì. Certo. Quindi, se non hai ambizioni, sì, ma se vuoi realizzare qualche cosa, non ci andresti. Giusto, Elisa? Se avessi la possibilità di scegliere, scelgo di no. Se un'azienda non sa che cosa fare da qui a 3 anni, come potrebbe darsi degli obiettivi ogni anno che gli servono per arrivare ai 3 anni? Non ce l'avrebbe obiettivi, giusto?
se l'azienda non si pone degli obiettivi, come potrebbe sapere di che cosa ha bisogno economicamente parlando per poter, tra virgolette, diventare un'azienda, per poter arrivare a fine anno? Non se lo saprebbe. E se non sa quanto gli serve, quante persone, come fa, potrebbe sapere quante persone e che cosa fare tutti i giorni per arrivare a? Quindi non so se lo sanno, ho risposto alla tua domanda. È che per poter sapere che cosa fare oggi, devi sapere che cosa vuoi diventare da qui a qualche tempo. E questo, se tu prendi azienda e togli la parola azienda e ci metti il rapporto di coppia, è la stessa identica cosa. Come fai a sapere, se non, come fai a scegliere l'uomo della tua vita se non sai che cosa potrebbe succedere a te e a lui da qui a 3 anni, se non è un progetto con lui? Come fai a sapere che cosa fare quest'anno, l'anno prossimo, l'anno successivo, se non hai una visione a 3 anni? Come fai a sapere se l'uomo tutti i giorni, se è l'uomo con cui condividere una camera da letto, se non hai un progetto con lui? Vivi alla giornata, se vogliono ambizioni, vivo la giornata. È corretto? Sì. Lo sai? Sì, sì. Allora, togli il rapporto di coppia e mettici la tua vita. Come fai a essere soddisfatta della tua vita se non hai un progetto della tua vita? Se non sai che cosa vuoi diventare? Beh, no, certo. Che cosa fare quest'anno se non sai che cosa vuoi diventare da 3 anni? Come fai a sapere che cosa hai bisogno se non sai che cosa vuoi diventare? Questo è il problema per cui le persone poi preferiscono distruggere, lasciare andare piuttosto che lottare. Perché non hanno un buon motivo per il quale costruire qualcosa di lungo periodo. Allora, io lavorerei per te per dirmi cosa scegli di diventare, di essere da qui a 2-3 anni, per il quale vale la pena ogni giorno impegnarsi. Quando sarà risposta a queste domande, ha cominciato a vedere la cosa in maniera diversa. Prova a farlo per la tua vita, poi probabilmente ti comincerà a scatenare qualcosa. Attenzione, chi non ha progetti per la propria vita finisce nei progetti degli altri. E di solito non sono i tuoi. Ecco perché le coppie scoppiano, ecco perché poi le persone, tra virgolette, se ne vanno dalla tua organizzazione. Allora, se vuoi una libertà veramente vera, devi sapere cosa vuoi e chi sono le persone intorno a te. Chi scegli di mettere le persone intorno a te. Sei disposto a farlo? Sì, però non è nemmeno facile scegliere chi volere con sé. No, io sono contorta, eh? Io sono contorta, nel senso, io sono una che combatte, cioè lo sa, chi mi conosce lo sa. Però voglio anche tutto subito, nel senso, mi annoio a stare ferma troppo tempo, voglio tutto subito. E mi faccio troppo magari prendere alle delusioni. Io, per esempio, prima, mentre tu parlavi di persone, scegli tu le tue persone. Io non credo comunque di poter permettermi, tra virgolette, di poter scegliere, no, le persone. Io comunque provo. Interessante prospettiva. Capito? Però nel senso, sono anche la persona che magari arriva una persona, per quanto riguarda me, parte, è brava, tigre, a un certo punto decide di prendere e di mollare, e io lì, cioè, crollo, perché invece pensavo fosse diversa, quindi è ovvio che mi mina proprio dentro, ma io sono contorta, no, lo dico. No, sei una delle tante persone che probabilmente preferisce vivere la giornata piuttosto che preferisce raccontarsi la storia, che è meglio vivere l'attimo piuttosto che una vita pianificata. No, io sono il tipo che ho progetti, vivo in rischiando, nel senso, comunque sia, progetti di vita li ho, proprio perché, insomma, è la famiglia, il compagno, l'attività, qualsiasi cosa, progetti ne ho, però è anche vero che mi basta un attimo per farli proprio crollare, quello è vero, cioè mi basta per buttarmi giù, e questo ci voglio lavorare sicuramente, però... Questo come... è parte della tua crescita personale. Che, come dire, il frutto di una crescita professionale è sempre il frutto di una crescita personale. Ed è un problema di maturità interiore. È una questione di valori,
Chi fa da sé fa per tre? Sì, anche. E quindi meglio soli che male accompagnati? Non ti sento più. Rossana, ah, eccolo. Mi sa, esco proprio scomparso. Qualcun altro che poi... Rossana. Manuela la vedo taciturna forte. Mi ascolto. Come stai? Bene. Hai risolto un po' di problemini? Sì, sì. Okay. Per fortuna sì. Meno male, dai. Ti aspetto a settembre? Sì, certo. Devi riprendere da dove hai iniziato. Dove hai lasciato? No, riprendo dall'inizio. Allora... Scusate, ero caduta. Vai, Ross. No, mi sono persa. Scusate. altra cosa da risolvere, mi perdo. Allora, la crescita personale, questo è un problema. Che rapporto hai con la disciplina tu? Oddio, in che senso? No, perché rapporto con le regole, quanto sono importanti per te le regole o osservare le regole? No, sono importanti le regole, ma nella vita in generale sicuramente sono importanti. Poi è ovvio che ogni tanto infrangerle sicuramente, magari il fatto del rischio ti può portare da qualche parte. Certo. Perché ti dico questo? Perché molto spesso quando una persona non tende a volere tutto subito... Perché ha un cattivo rapporto con la pianificazione. E nasce da come dire, adesso non voglio entrare in argomenti un po' troppo intimi, però nasce un rapporto con, come dire, con la propria bambina ribelle, no? Tu probabilmente sei una di quelle bambine che quando c'era da puntare i piedi si puntava. Oddio, se poi apriamo questo discorso... Sì, no, nel senso penso che dipenda molto dalla vita personale, sicuramente sono sempre stata molto educata, molte regole, molto schematizzata, però se c'era da infrangere le regole proprio perché comunque sia sono stata sempre messa in una strada di un tipo di educazione, magari insomma un po' il fascino del proibito l'ho sempre avuto, quello sì. Perfetto, ecco. Questa è la chiave su cui occorre lavorare su di te, ti ho detto due domande e ci siamo arrivati, per sviluppare la tua professionalità. Tempo non significa, tra virgolette, puoi dire, dedicare più tempo per una cosa, quindi dare il giusto tempo alle cose, non significa, vuol dire, subire o subire le regole. E tu questo ce l'hai come comando nascosto, tra virgolette. Va bene? Quindi una delle cose su cui lavorare è decidere di essere più professionali. E la professionalità significa che c'è semina raccolto, che ci sono dei tempi per seminare, ma dei tempi anche per aspettare il raccolto. Tu sei il classico contadino che va a scavare la terra per cercare di capire se sotto se c'è già la pianta. Non aspetta il momento in cui c'è da bisogno di lavorare. No, secondo... Va bene, va bene, va bene. Era solo un po' per lei. No, perché poi ha messo in trippa proprio il cervello. Non mi scrivi, sì. Grazie. No, vabbè, ma perché poi io sono anche una molto sensibile. Quando poi si va a scavare nelle cose mie... Lei è tanto, lei è, se hai capito, è tanto. Tanto sensibile, tanto cagacazzi, tanto rotture, tanta roba, tanto fare, tanto. Perché in realtà è tanta esigenza con se stessa. E gli viene però, anche tanta soddisfazione, mo. Non ho mai mancato un obiettivo nella mia vita, mai niente. Ma questo ti viene dal rapporto con le regole. Io ho fatto una domanda ben precisa. Io la odio sta cosa, perché già lo so che io, cioè, me ci scontro con queste cose.
Da bambino ribelle della IA, vedi? Odio sta cosa. Devi sapere che secondo le, tra virgolette, 4-5 parole che le persone dicono, puoi scoprire da chi sono, da dove vengono e dove vanno. Quindi io è bastato ascoltare le 4-5 parole, tra virgolette, che tu hai detto, e in qualche modo ho fatto due domande pertinenti. Ora la domanda che ti faccio è, vi faccio è, se voi scopriste e diventaste brave a fare questo, quante parole vi servirebbero per poter chattare con la vostra cliente, con la vostra collaboratrice? Due, tipo. Cioè, non è che Marco, perché ha studiato determinate cose, ha investito su questo e oggi riesce a fare questa cosa qua. Ha colpito nel... Ma questo è quello che in qualche modo... Allora, quando tu arrivi con una professionista e lavori in questo modo con i tuoi clienti, diventa più facile per la cliente, dice, cacchio, questa è una professionista, questa è una persona in cui mi ha messo in difficoltà, mi ha messo subito, mi ha pungolato subito laddove c'era da pungolare. Cioè, come io ho utilizzato questa cosa con te adesso, l'ho voluto fare apposta per dimostrarti che la stessa cosa, allora a quel punto dici, guarda, facciamo una coaching e ti dico poi qual è il programma che ti serve per te. Ma lì veramente diventi una coach. Tre parole, hai capito già chi è di fronte. Nel beneficio dell'inventario, perché non ti conoscono, capito? Però da ciò che ho capito alcuni schemi. E noi funzioniamo per schemi. Ok? Quando hai voglia, ci facciamo una chiacchiera e poi... Certo. La stessa cosa di Annarella. Va bene. Annarella. Annarella. Sì, sì. Annarella. Come ti chiami? Anna? Ok. Sì, sì, è Anna. Per distinguere dall'altro PC, come Annarella. Io ho mandato la mia lista sulla mia pensione a Marco, i nomi, gli ho detto queste forse ti contattano, forse, gli ho detto. Io in realtà ho fatto qualcosa con Anna Sisti, sì, e con Valeria. Sì. Ero Valeria? E poi ci eravamo detto che ci saremmo sentiti più avanti, insomma. Mo hanno finito. Sì, ci sentivamo al ritorno dalle vacanze, dopo è iniziato il fine mese, comunque ti avrei ricontattato adesso, insomma. Mettete di fare sto fine mese, ragazzi. Io ti giuro, ho un rapporto col fine mese che... Io devo imparare a gestire l'ansia del fine mese. Ma questa è una cosa seria, eh? Ma quella è che perché... non è seria, sono tutte serie. No, cose. Nel senso che non è una battuta. Perché io sono tanto sensibile, tanto, cioè, e quindi sta cosa mi getta tanta ansia. Che cos'è l'ansia? Paura. Se conosci che cos'è l'ansia, ti passa subito. Sì, che dopo alla fine mi passa per forza, perché mi deve passare, però. Ti passa, sai perché? Perché l'ansia... L'ansia è una emozione composta. Allora, io parlo di business, ma chi mi conosce sa che sono, tra virgolette, un profondo conoscitore della crescita personale. Però, allora, l'ansia è una emozione composta che è il frutto di due emozioni ataviche. Noi siamo composti da 8 emozioni ataviche. Due emozioni si chiama gioia e l'altro si chiama aspettativa. Quando tu hai la gioia verso qualcosa, ti aspetti la gioia perché è una cosa che ti piace, ma anche forti aspettative, quando unisci la gioia, l'aspettativa crea un'emozione composta che si chiama ansia. Quando viene disattesa l'aspettativa, dall'ansia passa la frustrazione. Vi risulta questa cosa? Le persone che vi navigano da ansia da prestazione e poi stati di frustrazione è perché si creano delle forti aspettative e non hanno una pianificazione delle aspettative, perché non hanno gli strumenti per poterle gestire, che dopo, tra virgolette, una volta disattese i risultati, diventa frustrazione, oppure si fanno un culo tanto per poter ottenere il risultato, poi vanno in frustrazione perché sono spompate, vedi il concetto di
di forza di volontà e per il quale poi non hanno più energie per tutto il resto. Allora, se tu vuoi gestire la tua ansia, fate se veniva il Gran Celebration, quest'anno c'era il nostro amico Giovanni che faceva la gestione dell'ansia e delle, attraverso la gestione dello stress. Se vuoi gestire questa roba, devi saper gestire le aspettative, devi saper gestire le tue aspettative. E se le aspettative sono una questione di pianificazione, di chiarezza. Quando hai chiarezza, cosa devi fare tutti i giorni per, il fine mese non lo senti più. Ma sei disposta a gestire questa cosa? Sì. Quindi se io ti dicessi che quello che c'è da fare dal 25 al 30, devi iniziare a farlo dal 15 in poi. Sì, sì, è vero. E se ti dovessi dire che invece del 15 inizi al 10, tu saresti disposto a fare un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, in modo tale che il 25 non sia disposto dopo a entrare in ansia e vedrai che l'ansia ti scompare. Clicca mi piace. Moni! Okay. Moni, sì, la faccio aprire il microfono. Sì. È aperto? Ciao. Sì, ci sono. Okay, perfetto. Moni, ma tu sei al mare, in montagna, dove sei? Sono ad Alicante. No. Ah. Bene. Quindi abbiamo deciso così di... come dico io, cogliere l'occasione e fare una cosa che avevo bisogno di assetto. Si è trasferita quindi lì. Sono proprio sono tanto tanto contenta. Ci sta bene, Spagna. E allora niente, voglio dirti ti ringrazio, la Spagna è bellissima, poi io sono argentina, quindi dopo 17 anni diciamo in Italia sentire lo spagnolo mi ha riempito il cuore di gioia, diciamo la mia lingua madre. Allora, caro Marco, ti ho seguito attentamente, ringrazio Sara, ringrazio a te per questa opportunità. Sicuro? Non dico sicuro. Ci sentiamo a breve per fare qualche cosa insieme, perché devo assolutamente rinascere. O prendo il ponte e salto o faccio il corso con te, quindi credo che è meglio fare la seconda. Moni, che qualifica sei? Che qualifica? Sono CVS da un bel po', quindi mi pesa molto questa qualifica, sono sincera. Secondo te qual è la cosa in assoluto che ti blocca? Se ti rispondo come la penso... è già quello che hai detto che non bisognerebbe pensare, nel senso che, come dicevo a stare in privato, sicuramente ho un miliardo di cose da migliorare, ma tante tante. Sono una di quelle che ha messo tantissima gente in attività e tante, proprio tantissime, tantissime, nel giro di poco sono andate via o non sono mai partite. Ho cercato di cambiare comunque certe cose, ma probabilmente sono io. Cioè non credo sia possibile, non abbia potuto trovare diciamo le persone che amino il business. Non può essere, non posso essere la sfigata che non ha trovato le persone. Sicuramente c'è qualcosa, ci sono delle cose che non ho saputo gestire bene. Domanda nuova. Quindi penso che mi blocca appunto. Sì. Quanto sei contenta o sei soddisfatta della tua qualifica? Come dirti? Sono stata molto contenta. Io do valore all'attività, do valore a ogni centesimo che mi arriva a fine mese, perché riconosco veramente il valore della Unstoppable. Ero molto contenta, adesso non lo sono più. Mi sono sincera, non lo sono più. Ho un marito comunque che fa un'altra attività ma che mi sostiene tanto,
certo, lui diceva, beh, comunque fai tanto, ho i bambini da sola, quindi, però non mi basta, nel senso, mi sento proprio morta. C'è una sensazione strana, perché proprio mi piace tutto, ma vedermi ferma, e non ferma per i soldi, ferma perché ho proprio voglia di vedere la gioia delle mie ragazze, mi uccide. Ok. Sono la psichiatra, probabilmente. No, no, è che molto spesso le persone entrano in questa attività facendosi una, non si fanno una domanda. Cioè la domanda è: qual è quella qualifica che mi fa rendere, che mi fa essere soddisfatto? Cioè, molte, tutte vorrebbero diventare PMD, però dopo alla fine diventano CQS, faccio un esempio, e alla fine in fuor loro ti sta bene quello che fanno. Cioè, la domanda che ti faccio, ma la faccio sempre, è: quanto sei disposto a pagare per diventare quella che potresti diventare? Pagare il prezzo, perché si è rallentata un po' la linea. Pagare il prezzo non significa pagare economicamente, pagare il prezzo significa quanto sei disposto a impegnarti. Perché molto spesso le persone, io veramente ne trovo sempre di più di questo, in realtà non mi frega un capper di essere PMD, UMD, o arriva a un certo punto e gli sa bene quello che fanno. Quindi la domanda che ti faccio è: quanto sei disposta a impegnarti per poter sbloccare questa cosa? Questa è la domanda che tu mi hai fatto. Quanto? Non so quanto. So che sono disposta a impegnarmi, non so quantificare il quanto. Non ho la risposta. Magari ti potrebbe diventare utile pensarci. C'è Sara che vorrebbe dire qualcosa. Io adesso mi viene in mente quello dite voi. Se lo potessi, se so che non lo sai, ma se potessi quantificarlo, quanto sarebbe? Perché questo? Perché proprio questo aspetto è quello che a volte è. Chi di voi vuole diventare PMD? Io! No, chi di voi potrebbe diventare PMD? Chi di voi vuole diventare PMD? Che è diverso. Io! Quindi Lisa ha riaperto il contatto. Okay. Allora, anche Anna Sisti, vedo che ha acceso la telecamera per ci messo. Quindi perché questo qua? Perché cioè, io so, ho capito una cosa che di PMD è che chi ha fatto PMD si è messo, ha focalizzato la propria attenzione su un progetto e si è messo lì testa bassa a pedalare. E il concetto che abbiamo detto prima, causa-effetto, è simile raccolto. Quindi il concetto di fondo è, quando ti ho fatto la domanda, che non è una provocazione in senso, Moni, in senso molto, molto simpatico, è quanto sei disposto a pagare il prezzo che comporta, cioè il tuo impegno, non è una questione economica, e significa, mi interessa veramente PMD, oppure mi interessa comunque fare una professione che mi garantisce una certa libertà, ma mi potrebbe stare bene anche qualcosa di diverso. Perché quando c'è un fuoco che ti arde dentro, quando c'è, si dice, il forte perché, il come lo troviamo. Ma senza il forte perché, il come diventa, tra virgolette, un problema. Allora, l'hai detto tu, non l'ho detto io, se tante persone a un certo punto entrano in un'organizzazione e poi non si fermano, la domanda che mi faccio è: quanto io ho scelto di diventare leader? Questo sarebbe una cosa su cui lavorare, perché la tua leadership è sicuramente la prima cosa su cui devi andare a lavorare per condividere un progetto.
se non mi dà un buon motivo per stare con te, se non mi dà un buon motivo per cui dire per il vostro lavoro si organizza su una cosa che si chiama ciclo della fiducia. Se non mi dai un buon motivo per stare dentro il tuo ciclo della fiducia, io vado via. Perché la fiducia è qualcosa che si dà ma si riceve anche. E se una persona entra in squadra con me è perché in qualche modo mi dà la sua fiducia. Quindi sta anche a me fare in modo che quella fiducia poi in qualche modo io la sappia utilizzare, apprezzare e far evolvere. Ma se invece quella fiducia che mi è stata riposta, ovvero entro in squadra con te, non la so gestire, ecco perché ti parlo che è un problema di leadership, inevitabilmente le persone un pochino si sentono, badate bene, come i rapporti di coppia. Se una coppia cerca l'amante perché sempre per smettere di quel periodo di comprensione tra uomo e donna, il ponte della comprensione è quello che in qualche modo fa allontanare le persone. Se nei rapporti professionali non c'è più comprensione tra me, leader, e persona che mi ha dato la sua fiducia, comprensione, quindi come ti comprendo, se tu hai scelto tuo marito è perché hai scelto quella persona che ti comprende più delle altre e per il quale ci hai fatto una famiglia, dei figli e compagnia varia, la stessa cosa succede nel business. Quindi se tu non sei la persona che comprende le persone e a suo modo si lascia comprendere dalle persone, inevitabilmente le persone se ne andranno. Adesso non so quanto questo accada, però da quello che mi hai detto probabilmente c'è qualcosa su cui lavorare da questo punto di vista. E questa è una questione proprio di leadership. E se in Italia, in Francia, in Argentina non cambia molto. Soprattutto anche perché siamo latini. E i latini hanno un concetto della leadership molto diverso rispetto agli anglosassoni piuttosto che altre persone. Non so se ho fatto comprendere il senso di quello che volevo dire. E ti sentirò in privato. Ti ringrazio per tutto. Grazie a te. Grazie mille. Allora, Sara, non so se ci sei più. Ah, Sara è al telefono. No, ci sono. Ok. Bene, come vedete Marco sa quello che dice, non è un... lui parla, lui sa dove colpire perché ovviamente lo fa da una vita, sto lavoro, ha scelto di fare il coach e lo sa fare molto molto bene. Quindi se avete paura di aprire quel cassetto, io gli ho detto sempre a Marco, parlerò con te ma non ci parlerò mai con te. Sa Marco, di business possiamo parlare di quello che ti pare, ok? Resto, sto a casa mia. Perché il coach... Ah, se fare... posso... Sì. Scusami se ti interrotta. Prego, prego. Niente, siccome ero... mancavo solo io all'appello nel dire quello che penso. Principale, io qua lo trovo principale. Se ti chiami principale, va bene. Non so perché, ma spero che sia il segno del destino questo. Non so perché, ma spero che sia il segno del destino. Il mio blocco è avere la presunzione che ancora ad oggi io la sto lavorando, fra virgolette, tanto di entusiasmo. Ecco, quel dai e cazzo che Sara dice che prima o poi finirà, per me è ancora vivo, è troppo vivo. E questo veramente non mi rende veramente chiaro il fatto che comunque alla base ci deve essere una formazione a livello proprio professionale. Io veramente, in ogni mio posto, io ci metto sempre anima, ci metto corpo, io parlo continuamente della mia attività. Ecco, sono ancora in questo mio mondo del, purtroppo per fortuna non lo so, del dai e cazzo, non lo so. Sono arrivata a CNMQ con questo dai e cazzo e adesso, cioè io dico, nel mio inconscio penso, ma è effettivamente importante fare questi corsi? Lo so che lo è, alla fine lo so che lo è. Però se sono arrivata a fare questa qualifica in questo modo, perché adesso ho bisogno di questi corsi? Perché dovrei aver bisogno di questo? Vado? Vai, vai.
mi dici il tuo nome, perdonami, scusa. Sabrina. Sai che con principale diventa difficile parlare. Allora, Henry Ford diceva che tu abbia ragione o non abbia ragione, tranquillamente avrai sempre ragione. Perché questo? Perché secondo quello che tu, di cui sei convinta, prima abbiamo parlato di valori, i valori rispondono a che cosa è importante per te. Le decisioni le prendi secondo quello che metti al centro della tua vita, l'importanza. Le convinzioni sono il motore della cosa. Quindi, secondo quello che tu sei convinto, inizierai a trovare tutte risposte, si chiama SAR, sistema di attivazione reticolare, troverai tutte risposte che confermano quella di cui sei convinta. Quindi, se sei convinta che basta il dagli cazzo per, tranquilla, la tua vita andrà in quella direzione. La domanda è, mi è utile questa convinzione se voglio raggiungere PMD? E allora, se PMD si raggiunge facendo, cioè, perché sono arrivata a fare CNMQ? Potrei farti la domanda contraria, no? Perché certo, sono arrivata a fare CNMQ? Ti do anche la spiegazione. Allora, da quant'è che sei CNMQ? 3-4 mesi, questo sarà il quarto mese adesso, perché ho riscosso il bonus. Perfetto. A luglio. Prima di CNMQ, quindi ci hai messo 4 mesi. Sì. Prima di CNMQ, da quant'è che sei entrata? Io effettivamente da 2 anni e mezzo, ma veramente, seriamente, da 1 anno e mezzo circa. Quindi, da 2 anni e mezzo, 1 anno e mezzo. Va bene, quindi significa che per 1 anno tu sei passata da IV a... CNMQ. In 1 anno? Sì. Il primo anno? Ah. Il primo anno? Allora, no, il mio primo anno è stato sabbatico. Io ho fatto il programma, ho preso la licenza e poi ciao, addio, arrivederci. Poi okay. Mi sono ripresentata con un altro profilo a Sara, gli ho chiesto l'amicizia e da lì è iniziata la mia... Ok, diciamo, la mia in 1 anno e mezzo hai fatto CNMQ. Sì. Quanto sei passata da IV a CVCVS? Allora, poco, perché io nella mia struttura poi non ho fatto soltanto la mia qualifica, ho fatto altre qualifiche che non era mia personale, erano altre persone, però volendo ho sempre raggiunto gli obiettivi, sempre. Se non era quello mio personale, erano gli altri. La mia domanda è una domanda precisa. Quanto tempo ci hai messo da IV a CVCVS? 6 mesi? 6 mesi. Quindi, se vado a vedere i primi 6 mesi, hai fatto da IV a CV, giusto? CVS. Sì. Poi ci sono stati altri 12 mesi, di cui 8 sei passata da CVCVS a CNM, adesso non lo so, e poi sono 4 mesi che sei CNMQ, giusto? Più o meno, dai, CNMQ sì, sono 4 mesi, sì. Ok, giusto? Quindi tu ci hai messo circa 12 mesi che sei stata una terra di limbo. La domanda che ti faccio adesso su tutto quello che tu stai facendo, quanto chatti, quindi quanta è produzione personale e quanto diventa è frutto della tua rete? Diciamo che io ho sempre chattato abbastanza. Quelle qualifiche di cui parlavo le ho fatte tutte chattando io personalmente. La domanda che ti faccio è, per fare CNMQ, quanto fatturato esprimi? Quanto? Fatturato esprimi. E beh, per fare CNMQ ho dovuto fare 24.000 euro di fatturato. 24. Naturalmente grazie anche alla rete, quello sicuramente. Stiamo calmi, stiamo. Cara Sabrina, 24.000 euro. È l'entusiasmo che parte, non è sempre l'entusiasmo. No, vedi, sono uno smontatore di idee. Su 24.000 euro di produzione, quanto sono produzione tua e produzione della tua rete? Ma io li considererei tutte produzione mia. Guarda, sono punti di vista un po' diversi probabilmente, perché se le ragazze che fanno parte della mia rete, io ho duplicato, se hanno fatturato così è perché probabilmente ho duplicato qualcosa di buono, quindi posso dirti che è tutto fatturato mio, no? Potrei...
supponiamo che tutto, tu, supponendo che tutto è, tra virgolette, tutto fatturato buono, di questi 24.000 quanti ne fatturi tu e quanti ne fattura la tua rete? Oddio, non ho mai fatto questo calcolo in realtà, fai ma metà, forse... Fai metà. Faccio metà? Sì. 12.000, dai. 12.000 e 12.000, giusto? Siete via la febbre a 40. Quante sono le persone che sono sotto la tua rete? No, quante persone ci sono sotto la tua rete? Siamo in 28, che però di queste 28 arriviamo a 12 persone, dai. Quindi lavorano. 12 persone o 28 persone fanno, se vado a vedere 28 persone, fanno una produzione di 400 euro al mese. Se invece vado a vedere le 12 persone, fanno una, fanno una produzione di 1000 euro al mese, giusto? Sì, esatto. Quindi, se non sono io costretta a fare le mie 12.000 euro tutti i mesi a chattare, io col cacchio, scusa l'espressione, sarei CNMQ, giusto? Sì. Perfetto. Ora, quanto fatturato ti serve per fare PMD? Bene, cifra, non lo so neanche dire. 192. Sara, me lo dici tu? 192.000 euro. Oh, cazzo, sono un po' più grandi 192 di 24.000? 192, ce la faccio una, guarda, non mi basta neanche la pena per questo. 192.000 euro, giusto, Sabrina? Sì. Se vado a prendere la proporzione sempre di 50 e 50, quindi significa che devo fare 96.000 euro io e 96.000 euro la mia rete. Okay. La domanda che ti faccio è: quanto cazzo devi chattare tutto il giorno per fare 96.000 euro? Non ce la farà mai, non ce la farà mai. Ma non lo faccio mai, però nel frattempo crescerà la mia struttura, mi amo, no? Cioè, sì, dire... Ma se cresce con questa, tra virgolette, tendenza, cioè al massimo esprimono 1000 euro al mese di produzione, tu devi avere qua sotto 100 e passa persone. Sì, però Marco, io devo continuare a chattare per trovare le persone giuste? Questa è la tua problematica. Io devo continuare a chattare ancora. Questa è la tua problematica. Allora, la domanda è: perché funziona così? Perché il dagli cazzo, che era basato su chatta, 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 ti ha aiutato adesso a fare una qualifica. Ma se non costruisci una rete che è brava a costruire altra rete, che è brava a costruire altra rete, che se continuo anche solo facendo 1000 euro al mese, ma se sono brave, ti faccio un esempio, ma se tu su 28 persone ti concentrassi e le facessi invece che chattare e produrre 1000 euro per una, 2000 euro per uno, quanto guadagneresti più tu invece di stare a chattare? Sì, indubbiamente, però io devo comunque continuare a trovare quella che noi la chiamiamo Aquila, no? Le nostre Aquile, devo continuare a farlo io anche, perché come hai detto tu prima, l'incaricata, e come sappiamo tutti perché è capito da tutti, l'incaricata è sempre un'incognita. Io stessa sono stata un'incognita per Sara, ho preso la licenza e un anno addio, poi sono ritornata e ho fatto quello che ho fatto, quindi a me mi dà la garanzia una volta che chatto con una persona a farmi capire che questa è la persona giusta? Non potrò mai saperlo, nessuno potrà mai saperlo. Che i 12.000 euro sono solo chat che tu fai per cercare incaricati? No, io faccio prima clienti innanzitutto, che poi da clienti diventano incaricati. E la domanda che ti faccio è: quante prime linee hai di cui ti puoi fidare ciecamente oggi? 3. Quanto sono stabili? La stabilità è una parola troppo. Sabrina, business. Sabrina, il tuo problema è questo. Ecco, se tu non rendi stabili le tue linee, tu sarai costretta sempre di più a chattare e sempre di più non potrai riuscire a raggiungere PMD. Perché? E soprattutto arrivi a un certo punto che la forza di volontà, come dicevi, a un certo punto ti abbandona e diventi ansiogena. Ho fatto i calcoli, guarda, ci sono tutti segnati, se vuoi, ti li spedisco. Perché questo? E questo, tra virgolette, è progettare il business.
Allora, la domanda è di quante persone ho bisogno nella mia formula di business che mi permetteranno di... E io lavorare su queste. Devo chattare meno e lavorare più su costruire le persone a produrre di più, che a sua volta, se producono di più, più incaricati, più vendite, mi fanno fare in modo che io chatti meno, produca di meno, ma sviluppi più rete. E non tre linee, almeno cinque linee stabili. Perché con tre linee, tra virgolette, sarai sempre traballante, sarai sempre costretta a fare pay line, quindi chattando, per poter sopperire al traballamento della rete. Sbaglio, Sara? Assolutamente. Volevo aggiungere una cosa. Ora, e chiudo, Sabrina, il problema è come faccio a diventarci... Ma quanto è importante la crescita professionale? Te l'ho appena discostato in questo momento. Poi, quello che credi sarà quello che sarà la tua verità. No, no, ok, sì, ma infatti ho detto è un mio limite, questo l'ho detto già prima di iniziare a parlare, lo so che è un mio limite, lo so. Signori, ve la dico in mano, perché il dai cazzo funzionava? Perché era funzionale all'inizio, ci voleva un esercito di persone che chattando costruivano la base. Questo è servito? Sì. È utile? Sì. È utile quando fai IV, DDS, CV. CVS già comincia a essere un problema. Da CV in su devi avere un progetto dove una parte chatti tu e una parte devi costruire rete. Se no non vai. Ho avuto culo allora a fare CNMQ. No, non hai avuto culo. Volontà. Ti sei fatta il culo tu. Non hai avuto culo. Ti sei costretta tu a fare probabilmente giornate dove iniziavi la mattina e finivi la notte. La domanda è questo il lavoro che vuoi fare? Se questo è il lavoro va benissimo. Allora non è importante, tra virgolette, la crescita professionale o personale. Sei tu che decidi. Ma il punto è che a lei non gli interessa nemmeno il tempo, ne sono sicura, perché io la vedo molto simile a quello che facevo. Ma ricordati che una come te non la incontrerai mai, ricordatelo. E se tu fai così, le tue ragazze si spaventano perché diranno non voglio fare la fine. Che io quando ultimamente mi dicono, che gli dico l'attività, ma io a stare 24 ore su 24 sul telefono, come fai tu? Non se ne parla. E gli dico sotto, c'hai ragione, perché oggi che vedo il mio tempo, lo rifarei mille volte tutto quello che ho fatto, 10.000 volte, però grazie a questi corsi io ho capito il valore del mio tempo e non è cambiato il business, è cresciuto. E cazzo, mi dovevo morire sempre perché faccio io. Qui l'ha detto lui, lavori da soli ma si lavora in squadra. È questo che serve, serve a cambiare, Sabrina, l'ho detto prima. Ognuno ha le sue convinzioni, io avevo le mie, io ero una ragazza altamente egoista, ok? E si cambia, serve anche quello. Anch'io ho fatto PMD senza corsi, Sabrina, sia chiaro. Ma se l'avessi fatto avrei perso meno tempo, avrei perso meno persone e magari a oggi già stavo a 1.000.000 invece che a 500. Perché? Perché faccio tutto io, tutto sotto controllo, tutto io. È la sindrome dell'ave regina, ci sta tutta. E la prima cosa che gli dissi a lei è quanto era importante avere il controllo della situazione, a Sara. Capito? Io ve lo dico per evitarvi. Io vi capisco. Sapete qual è la soddisfazione più bella di aver visto Sara? L'ultima volta Sara era con Anna, mi sembra, vero? Paola. Sì, con Paola. Ecco, perché le prime volte arrivavano e c'avevano due cellulari costantemente mentre io parlavo e chattavano. Io sapevo che c'era questo canale. L'ultima volta il cellulare era da una parte, loro erano lì. Non è che non ci guardassero ogni tanto. Sì, sì. Però un conto è chattare costantemente e guardare la lezione e un conto è dire, cazzo, questo è il tempo che ho destinato per la mia crescita. Lo faccio dopo. Non cioè, cambia nulla. Attaccare non significa che non sei brava. Siamo bravissime. Il nostro fine è creare persone indipendenti, Sabrina.
tu a oggi, come ho fatto io, 40 chat al giorno, è da morire, ma lo può fare una su un milione. Non la troverai mai una che ti fa 40 chat al giorno. Quindi duplica, dai accessibilità, dai semplicità. E lo so che per te non è il tempo, non è che te, mo, se non fai CNM lasci via, per carità. Però una cosa che diceva della stabilità, quello che ti volevo dire, questo mese sei salita o sei scesa di payline? Sono scesa. Perché? È questo, hai capito? È questo. Se tu non hai fatto CNM, ma comunque eri salita, andava bene, era una cartina. È questo Marco che mi ha insegnato, che noi i numeri non li guardiamo perché dai cazzo, tanto la recupero. E invece beh, lo so, lo so. Capito? Se sei, questo serve, che è tanto brutto per noi. Io mi sono trovata proprio, porca puttana, non faccio niente, questo rompe solo le palle, messa a dire scadenze, le cose, io chatto, non me lo bene. Però ti apre un mondo che è di serietà e professionalità, tra virgolette. Che tu alle tue non ne vuoi di dargli cazzo? No. Perché magari non amano quanto te Juice Plus. Perché magari non amano stare con le persone quanto te. Perché tu magari pensi... Hanno anche altri valori per la vita. È quello. Cioè, magari per loro conta mezz'ora più con il tramonto, piuttosto che... E se tu vai in contrasto su questo, le persone ti abbandonano. Se tu gli dici no, devi stare ad chattare perché se fai questo raggiungi i risultati, quelli dicono ma a me frega un cazzo, io sto, il tramonto per me conta molto di più. Cioè su quello che da metti al punto. Sì. No, ma da quel punto di vista io, cioè io ho duplicato quello che mi ha insegnato Sara. Cioè se Sara, se solo Sara avesse insistito un po' più di tanto con me, io avrei mollato sin dall'inizio, ma io così faccio con le mie. Cioè io purtroppo ho la pretesa, tra virgolette, che come io ho capito la grandezza di queste cose, se tu la capisci è bene, se non la capisci io non ti sto dietro, perché è una cosa che ti deve nascere da dentro. Però attenzione, tu la capisci secondo la tua regola, che è quella dagli cazzo. È quello. No, la mia regola non è dagli cazzo, la mia regola è aver fatto un programma fantastico che mi ha stravolto la vita in tutti i sensi. Non è dagli cazzo, è venuto dopo. Per me la regola è quella, eh? Amore esclusivo per il prodotto, dopo viene tutto il resto. Forse sbaglio, sbaglio a fare il business in questo modo, non lo so. Allora, il business con il prodotto non c'entra nulla. Ma parte da quello, penso, no? Sì, ma non c'entra nulla. Allora non ho capito una mazza di niente. No, lui sta di un'altra cosa, il business va bene, parte dal prodotto, è ovvio, lui sta di un'altra cosa. Il business è strategia. Ok. Come tu fai la strategia significa che prima di scendere in campo, i generali fanno la strategia, attecchiamo di qua, facciamo di là, facciamo di sopra, e poi scendono in campo. Invece tu scendi in campo... Do coglio coglio. Quando è finito? Quando è sera? Ho finito, finito, chiudo perché sono finita. Boh, ma mi ha dormito sulla chat. Va bene. E lì ho dato il massimo. Che tu dia il massimo... Non significa che stai facendo, che tu sia a 200 all'ora, non significa che stai andando nella direzione giusta. È vero. Questa è la cosa che io, tra virgolette, quando io dico spesso, è inutile fare 200 all'ora sull'autostrada se volevi andare a Milano e trovi il cartello Bari. Perché quando trovi Bari, hai corso come matto. Però non è detto che la strategia è giusta. Allora, quando io dico insegno la strategia 1, 5, 25, 125, ti dico che se tu fai le cose in maniera oculata, ti trovi a fare quello che devi fare, ma nella maniera giusta, corretta, allora diventa libertà, se no la tua non è libertà, è un'altra forma di schiavitù, di lavoro, è un lavoro, anzi un lavoro che potrebbe mettere in crisi tante cose. Quante persone conosco che hanno sentito in crisi per i propri rapporti proprio per chatta chatta chatta? Allora io non ti dico che devi sbagliato chattare, ognuno batti da me, non vorrei che entrare in questo concetto. Ma ciò che è utile, e la domanda che ti ho fatto è, quanto, tra virgolette, vuoi diventare PMD? Sì. Come pensi di diventarlo? Facendo, te l'ho dimostrato qua sopra, nero su bianco. Quanto puoi diventare PMD se continui con questa strategia? Quindi, quanto è importante la formazione? Stabiliscilo tu.
quanto sei capace a infondere le persone alla giusta strategia? Quanto sei capace a creare un progetto per te e per la tua linea? Quanto sei capace a creare una leadership? Quanto sei capace a gestire e motivare le persone? Quanto sei capace a creare feedback, a dare feedback e a creare aspettative nella tua squadra? Quanto sei capace a creare progetti per persone? Rispondi solo a te stessa, non a me. E poi dirai, forse è il caso che qualcosa ci metto mano. Perché il business, il prodotto, non c'entra nulla. Anzi, se c'è una cosa che viene, quando viene ai miei corsi, ti dico che oggi la guerra del business non è più sul prodotti. Quindi se ti voglio dare una bella mano, tra virgolette, smontare quella tua convinzione, è che oggi il business è una questione, è una guerra di percezioni. Se un cliente percepisce te, o un cliente percepisce un'altra persona, a prescindere dal prodotto migliore, la persona a prescindere dal prodotto va da chi percepisce la persona come professionista. Sbaglio? Quindi se questo è, significa che il prodotto conta, sì, ma fino a un certo punto. Quello che fa la differenza è come tu fai la differenza sul prodotto. Come tu strategicamente costruisci il tuo business. Come tu sei brava da un punto di vista professionale. Ho risposto principale? Sì, ci vedremo presto. Poi decidi, voglio dire, non hai fatto mai un corso, almeno cioè, no, la curiosità di dire vediamo se ci avevo ragione. Ma certo, certo. Cioè tu la tra virgolette, la cosa di avere il grande credo ce l'hai, l'entusiasmo come dici tu, e non è purtroppo, va bene, ma è che quello finisce. Ti posso dire qual è il vostro piccolo problema? Sì. È che voi avete una leader, che è Sara, che si è fatta un mazzo tanto per fare quello che ha fatto, e lei, tra virgolette, lo denuncia da questo punto di vista. Cioè, io sono diventata PMD facendo, chattando, dai cazzo, giusto Sara? Però ha capito anche un'altra cosa, che ha messo in crisi il suo, tra virgolette, la sua organizzazione, è entrata in crisi più volte, proprio per questa forte, troppa propensione al chatta. Quando ha cominciato a ristabilizzare le linee, quindi si è focalizzato sulle linee, ha ricominciato a chattare un po' di meno, ha cominciato a dare più importanza alle persone, con le giuste regole, non troppo, ma le giuste regole, io ci sono per chi c'è, non ci sono per chi vuole venire a sfruttare, probabilmente qualcuno se n'è andata, ma quelli che sono rimaste hanno dato di più. E oggi mi sembra che Sara non faccia un regime di vita come faceva lo scorso anno. Guaglio? No, io ho detto adesso, dopo 3 anni, ci sono giorni che non, magari mi permetto di non guardare, cioè ci sto, però non vado lo vedo che non vado nel gruppo, entro magari solo in chat, è molto più... E all'inizio mi sono sentita tanto in colpa, tanto, però è così... Io vi voglio evitare la cosa che ho passato io. Ed è una questione di strategia. E attenzione, Sara sa, dobbiamo sentirci, che dovrà iniziare a lavorare proprio sul rapporto tra lei e la squadra. Che è il passaggio successivo. Sì. Iniziamo da qua, così intanto. Vi faccio conoscere da dove vengono a volte, spesso, le mie parole, insomma, o le mie cose. Serve, perché siamo persone, andiamo in crisi, qualsiasi cosa succede, ma ce l'ho anch'io e ho bisogno sempre di credere in me, io ci credo. Però a volte quando le persone vedi che ti destabilizzi, no? Invece se tu c'hai qualcosa di chiaro, dai cazzo c'è, l'amore c'è per il programma, cioè io so tutto quello che hai detto tu, Sabrina. Però capisco che per il dai cazzo la filosofia è la filosofia, non puoi rinnegare la filosofia da stop. Paul. Ma di che no? Visto che è fuori discussione, è solo focalizzarsi sul dai cazzo che è sbagliato, secondo me. Perché può arrivare fino a un certo punto. Va bene? Lo scorso anno ti ricordi, Sara, quando facemmo lo special training a Roma? Dove? Che vennero anche i gemelli. Eh? A Roma.
che vennero anche i gemelli, che abbiamo fatto qui 3 giorni a Roma, quei 3 incontri. Quando ci sono venuta, ma quando ci sono venuta i gemelli non c'ero. Ci sono venuta tutti, manca un giorno, non ci sono venuta. Ecco, quei 3 giorni che loro sono venuti, che abbiamo parlato di brand e di strategia, cioè loro dissero, sì, cazzo, effettivamente siamo arrivati a un punto che solo con il dai cazzo non possiamo andare avanti. Ok, quindi per semplice motivo, perché ci sono dei limiti oggettivi che sono proprio di ragazzi, siete un'armata. Oh, il gruppo di Paolo comincia a fare circa 10, quanto fa? 11 milioni. Fa un po' il conto. Tanta roba. Cioè, un'azienda che fa 11 milioni c'ha un consiglio d'amministrazione, c'ha una vision, c'ha i reparti, c'ha dei responsabili. Cioè, non è più possibile andare come cani sciolti. Perché questo andare come cani sciolti diventa il limite con il quale poi si crolla. Bene! Va bene. Io vi ringrazio. E noi ringraziamo tanto, tanto te. Ma di nulla, è un piacere. Io direi, anzi, se la cosa vi fa piacere, quando ti va Sara, ogni tanto...